partecipazione che è sempre numerosissima, direi tombola, una partecipazione bingo da sala questa tecnica. Il professor Malanga è un grande vulcano di idee. Questa volta, parlando di un argomento che penso che molti abbia anche attratto in ragione del fatto che la principale, oggi parlano di data driven, vuol dire che i meccanismi oggi che regolano le dinamiche tra le persone, tra le economie, quindi anche le applicazioni industriali, eccetera, devono essere guidate dai dati, perché sono la parte che può essere gestita dalle intelligenze artificiali. Ecco, io sono tra quelli che pensa che sia importante il wellness driven, perché noi tendiamo a non ricordarci che qualunque cosa facciamo la stiamo facendo per cercare di stare bene, il che implica tutti i meccanismi del Tao che comprendono sia l'attrazione della repulsione, quindi sia l'apertura che la chiusura, come giustamente ci insegnano i taoisti. Ecco, io non porterò via tempo, magari avevamo programmato qualche minuto in più, cioè assolutamente fuori posto. Avrete tutta la possibilità, eventualmente guardando anche su internet, di trovare riferimenti rispetto a questo progetto che sto facendo. Il progetto banalmente è molto legato alla praticità, sono 3 anni che nei miei contatti professionali nel mondo dell'innovazione tecnologica ho avuto modo di sviluppare, ha a che fare con tutte queste chiacchiere di cui parlano oggi, riempiono i giornali, legate alle tecnologie, alla blockchain. Quindi ho semplicemente messo una leva e fatto quello che ho imparato, creando un meccanismo che potrebbe consentire di creare delle aree naturalistiche e un nuovo modello antropico che possa consentire a questa non facilmente identificabile nicchia umana di trovare degli spazi che vengono sempre più risicati da un meccanismo di espansione di una forza che forse qualcuno avverte, che rende l'habitat sempre più stretto e che porta anche problemi ambientali. Quindi ancora bingo, questo è un meccanismo appunto per la salvaguardia ambientale, però consente anche molte altre sfaccettature. Si chiama Arco Lens. Quindi se avete voglia, così non vi porto via tempo, però vi porto via l'attenzione e volevo andare a approfondire, sempre il nostro Argonauta Link che ho sentito prima, si è riuscito a risolvere anche un problema di plugin, perché stiamo lavorando tutti senza soldi. Il progetto Argo è un progetto che si basa sui meccanismi economici, ma chi lo fa, e voi non mi conoscete o mi conoscete, alcuni mi conoscono, non ho mai preso soldi, faccio ricercatore da tanti anni, nel senso che è anche una cazzata che faccio ricercatore da tanti anni, perché non ho mai fatto qualcos'altro, quindi non si può neanche contare in quel modo. Però se a qualcuno piace, ho tutti le misure per dirlo, c'è il ricercatore. E questa sera parlando di mondo felice, in qualche modo mi era inevitabile anche godermi la serata, e di cui ringrazio anche Corrado, che ho conosciuto anni fa, e quando posso tento di colpire qualche pezzettino sulle crescita, no? Sono in un altro percorso. E quindi senza lasciare altri indugi, Corrado, vai tranquillo. Sì, dunque, con dunque si finisce sempre un discorso. Questo è quello che mi ha detto il mio professore di italiano tantissimi anni fa. E questo in realtà è un discorso che il mondo felice, io non mi sarei mai immaginato di scrivere un libro sul mondo felice. Che cosa questo libro non è? È una serie di regole per come comportarsi. Questo l'hanno già fatto con pessimi risultati tutti gli altri scrittori. C'è chi ti aiuta a trovare il tuo angelo interno. C'è chi ti aiuta a capire quando morirai, il tunnel come è fatto, c'è chi ti aiuta a non pagare le tasse, c'è chi ti aiuta in tutto e ti dice cosa te devi fare. No, io no.
bisognava trovare un sistema differente, un sistema che non fosse stato provato da nessuno. Un sistema quindi transpartitico, se vogliamo dire così, transpolitico, un sistema che non fosse duale, un sistema che non riconoscesse una destra e una sinistra. A un certo punto nella mia ricerca, quello che è venuto fuori, ricerca che è partita poi da molto lontano, perché io parlavo degli alieni, non so se ve lo ricordate, e il problema era ricordarsi una cosa fondamentale: non si può studiare gli alieni se non abbiamo capito noi dentro di noi chi siamo. Non si può, si deve ricominciare da capo. Quindi quello che io ho tentato di fare era questo: guardare dentro di noi chi siamo, perché l'alieno era venuto qui a romperci le palle a noi. E lì ho scoperto un mondo. Ho scoperto il mondo sostanziale che noi viviamo tutti i giorni, ed è un mondo apparentemente duale, dove la dualità ci viene in qualche modo imposta e a noi è anche molto gradita, perché noi ci sentiamo bene quando siamo categorizzati, buoni, cattivi, acceso, spento, cristiani, musulmani, io appartengo al gruppo dei filatelici, te sei del gruppo dei... E lì si capisce una cosa fondamentale, che ti piace tanto appartenere a un gruppo perché tu usi la consapevolezza del gruppo, cioè te non usi la tua consapevolezza, cioè non sapendo chi sei hai bisogno di metterti dentro un'associazione qualsiasi che in qualche modo ti rappresenti, così c'è la coscienza collettiva. Ma la coscienza collettiva è mettere nelle mani di qualcos'altro, in questo caso del gruppo, è proprio responsabilità di scelta, no? Allora, per esempio, ci sono i metallari. I metallari si mettono tutti, dico i metallari, ma potremmo dire i filatelici, si mettono tutti in gruppo, si vestono tutti di nero, ascoltano la stessa musica, non parlano tra di loro, ma parlano attraverso gli atti, cioè fanno a livello comportamentale tutti la stessa cosa, quindi sono tanto contenti perché tutti sono dello stesso gruppo. Si riconoscono attraverso la manipolazione dell'universo virtuale. In questo contesto, quindi, il gruppo dei metallari è come il gruppo delle api, il gruppo delle formiche, il gruppo degli alieni. Gli alieni cosa avevano negli studi che facevamo? Veniva fuori una società in cui l'individuo non esisteva, perché c'era una coscienza collettiva, ma te non sapevi chi eri. L'universo è fatto di oggetti che a livello di fisica quantistica si possono dividere in onde e particelle, e la dualità della fisica quantistica prevede che noi siamo e onde e particelle insieme. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza di essere un gruppo a cui tutti apparteniamo, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza di fare l'esperienza dell'unicità. Detto questo, ho scritto questo libro perché? Perché c'è la possibilità di costruire un mondo migliore, ma questo mondo migliore non va costruito pensando con un pensiero di destra o pensando con un pensiero di sinistra, perché sono pensieri che comunque potrebbero essere né corretti né sbagliati, perché nella assenza di dualità non c'è il vero e lo sbagliato. Si può dimostrare questo abbastanza facilmente: c'è una scala di veri, più o meno vero, più o meno vero, più o meno vero, più o meno vero, ma lo sbagliato, cioè l'opposto del vero, non c'è. La consapevolezza è una cosa che ti fa capire questo. Non c'è la persona inconsapevole, c'è la persona non consapevole, cioè zero. Man mano che aumenta la consapevolezza, da zero vai a 100. Ma quindi ci sono misure di consapevolezza intermedie. Non c'è un'anticonsapevolezza. Se la consapevolezza è quella cosa che regola l'universo, non c'è in realtà il modo di vedere duale l'universo. Ma l'universo noi lo vediamo duale per una ragione precisa. E qual è questa ragione? Ci hanno insegnato che era così. Vai a scuola, lavagna, buoni e cattivi. È un esempio che ho fatto un sacco di volte. Da lì il bambino piccolo crede che se si comporta in un certo modo entra nel gruppo dei buoni. Se si comporta in un altro modo entra nel gruppo dei cattivi.
non ci sono i buoni e i cattivi dal mio punto di vista, ci sono i diversamente buoni, se così si può dire, che sono diversamente consapevoli di sé. Quindi, siccome noi sostanzialmente siamo i creatori dell'universo, a noi ci può venire in mente che l'universo è duale perché tutti mi hanno detto che era così, quindi io inconsapevolmente mi creo un universo duale e quindi lo vedo duale inconsapevolmente perché io vedo quello che mi sono creato. Se per un attimo penso a questo, il paradigma si risolve in 5 secondi. L'universo è fintamente duale. Quindi, creare un mondo felice vuol dire abbattere la dualità. Ecco come cavolo si fa. C'è sempre il pensiero di destra che dice andiamo in una direzione, il pensiero di sinistra che dice andiamo in un'altra direzione, vedete come il mondo è duale. E io ti dico no, non c'è né il pensiero di destra né il pensiero di sinistra, c'è una formula matematica di fisica quantistica che ti dice come te ti devi comportare. Ti comporti così, sei a posto. Nessuno ti potrà dire che ti sei mai sbagliato. Come esiste questa possibilità? La fisica ti dà la possibilità di non sbagliare. Non perché i conti siano giusti o meno, ma perché ci sono dei concetti precisi. C'è un concetto fondamentale che è l'entropia. Che cos'è l'entropia? L'entropia è una cosa che viene sostanzialmente paragonata all'ordine o al disordine dell'universo. Per farla molto breve, l'ordine o il disordine, quindi il caos dell'universo, sono legati a parametri della fisica, energia, temperatura, tutta una serie di cose, volume, pressione, pensate. Ma l'entropia è legata anche alla consapevolezza di sé, è una misura della coscienza. Questo sta venendo fuori sempre dai lavori di fisica quantistica più moderni, che potrebbero essere quelli di Penrose, che Penrose era un fisico quantistico importante, inglese, che era un po' la voce di Hawkins, sapete, quello che stava sulla sedia a rotelle, che è morto di recente, che ha studiato i buchi neri, eccetera. Ora, per un cittadino normale, i buchi neri sono i buchi neri, chi se ne frega, sono lontani, ma non che ci importa dei buchi neri. In realtà, dentro la struttura dei buchi neri c'è la risoluzione del problema dell'entropia, perché l'entropia è la coscienza, sì. Cosa dice il secondo principio della termodinamica? Che è un principio, quindi te non lo puoi negare, non puoi andare né a favore né contro, è un principio, è così. Non è che puoi dire come il pensiero di destra o il pensiero di sinistra è sbagliato, è esatto. Quello va bene per tutti, per qualsiasi essere vivente in questo universo l'entropia aumenta sempre, dunque la coscienza aumenta sempre. L'entropia è legata a due fattori fondamentali. Uno è la simmetria del sistema. Più le cose sono simmetriche, più senza i piani di simmetria che dividano in due parti speculari le cose, più le cose sono simmetriche, più l'entropia è alta. L'entropia è legata a una seconda cosa, alla informazione. Quindi entropia e informazione. Quando la coscienza aumenta, aumenta anche l'informazione, cioè te sei più cosciente perché sai di più. È banale detto così. Bene, i fisici quantistici lo dicono con delle formule. Ma è questo il discorso, che a noi ci torna. Allora, il libro nasce dall'idea che noi potevamo costruire un mondo felice sulla base dell'osservazione semplicissima dell'entropia del sistema. Te fai una cosa antientropica, come fai ad accorgertene? Non pensare a cosa diceva Marx, a cosa diceva Lenin, a cosa diceva Renzi. No, non pensare a queste cose. Pensa semplicemente all'entropia. L'entropia è un'unità precisa che va bene per tutto l'universo. E, sapete, la fisica quantistica ha una serie di problemi. Ci sono tanti modi per vedere come è fatto l'universo, no? In questi modi diversi ci sono alcune cose che sono uguali per tutti. Per esempio, la costante di struttura dell'universo è un numero, 137. Nessuno ha capito da cosa viene fuori, forse io qualche idea ce l'ho, però nessuno sostanzialmente ha capito da cosa viene fuori. 137 è un numero che è legato alla costante di Planck, alla carica dell'elettrone, alla velocità della luce. È un numero puro, non è chili, pere, mele, joule, Coulomb, no, è un
numero puro, 137,037, grosso modo, che va bene per qualsiasi tipo di descrittore dell'universo che utilizzi, per qualsiasi punto di riferimento che utilizzi, va bene per te, per le formiche, per gli alieni, per i terapeutisti, va sempre bene, 137. Allora dico, perché non utilizzare questo modello, cioè un modello di universo adimensionale in cui tu sai che l'entropia è qualcosa di non toccabile. Non puoi dire che è buono o che è cattiva. L'entropia è e basta. Oh, allora noi possiamo prendere le nostre azioni e dire: sto facendo una cosa che va verso l'universo, nel verso dell'universo, perché è una cosa che aumenta la simmetria. Tutte le cose che la simmetria viene eliminata non vanno bene. L'esempio classico che faccio è i soldi. I soldi sono stati inventati dai ricchi. I ricchi hanno inventato i soldi per fare più soldi. Benissimo, non c'è nessun problema. Io non sono qui per giudicare né i ricchi né i poveri. La cosa non mi interessa minimamente. Quello che mi interessa è che creare questo problema vuol dire creare un piano di dissimmetria tra i poveri e i ricchi. Dunque, fare i soldi è contro termodinamico. Che cosa dice il secondo principio della termodinamica? Chi fa i soldi prima o poi si trova come l'aretino Pietro, con una mano davanti e l'altra dietro. E non ci sono problemi. Non lo dico io, non lo dice Bettino Craxi dalla tomba, non lo dice Joe Smith dall'aldilà. Lo dice il secondo principio della termodinamica, che, essendo un principio, non è una legge, è un principio, è così, fine. A meno che non si voglia dire che il principio non è vero. Ma andrebbe dimostrato, e siccome i principi sono principi perché non si possono dimostrare, se no sarebbero leggi legate a dei teoremi, io mi devo fidare della termodinamica. Quindi scrivo un libro in cui metto dei diversi capitoli. Un capitolo di questo tour analizzo volta per volta uno dei tanti problemi, dei diversi problemi. Perché c'è il capitolo della scuola, ne abbiamo parlato a Roma. C'è il capitolo della scienza, ne abbiamo parlato a lungo. Questa sera volevo parlare della politica. La politica è come sparare con un cannone su una farfalla, ma attenzione, non bisogna. Il mondo felice cosa sarà? Sarà un mondo di politici. E la politica quale sarà nel mondo felice? Perché ti dico questo? Perché se noi vogliamo arrivare al mondo felice dobbiamo sapere cosa della politica di oggi, per esempio, non funziona, per poterlo modificare, se no che ne sappiamo noi, no? Allora, io vi do una mia mappa del territorio. Che cos'è la mappa del territorio? La mappa del territorio è la visione che io ho della realtà. Non è quella vera, quella giusta. Non lo so se è giusto o sbagliata, perché giusto o sbagliato non esiste. È la mia coscienza che mi fa vedere il mondo in questo modo. Te la fornisco. Te, con calma, ti guardi la tua mappa del territorio, la confronti con la mia e guardi quale delle due ti sembra meglio. Questo è quello che noi dobbiamo fare stasera. La prima domanda che io mi pongo è: ho preso degli appunti, cosa che non faccio mai, perché sennò vado fuori tema. L'esistenza della democrazia. In Italia esiste la democrazia? Questa è la domanda che noi ci possiamo fare. La risposta, dal mio punto di vista, è totalmente no. Credete di vivere in democrazia? Non ci avete mai pensato? Ma noi ci hanno detto che c'è la democrazia, c'è scritto. L'Italia è una repubblica dove noi possiamo fare delle cose. Ci sono sostanzialmente due partiti. Due partiti, due correnti di pensiero sostanzialmente. Ora in questo istante in particolare ce ne sono tre, vedremo perché la terza è finta. Io posso andare a votare. Posso andare a votare o Tizio, o Caio, o Sempronio. Quindi sono in democrazia. Sono libero di scegliere e di mettere la crocetta su quella scheda su chi mi pare. Sì. Questa è l'apparente democrazia. La democrazia vera è un'altra cosa.
Vedete, il fatto che noi si viva in un momento in cui c'è la totale o quasi totale assenza di libertà è mascherata dal fatto che le autorità ti fanno fare quello che tu vuoi se a loro non gli rompi le palle. Se gli rompi le palle non te lo fanno fare. È il governo del popolo, demos, kratos, cazzo. Noi siamo il popolo, siamo noi quindi che dobbiamo decidere sulle sorti della realtà. Vediamo che non è così, non è così. E c'è un motivo fondamentale, perché nell'istante, dov'è l'errore? Nell'istante in cui te vai a votare, scrivi su quel fogliettino signora Gelmini, io delego te a governare per me. L'hai scritto te, su quel foglio lì. E non è mica che poi puoi andare alla Gelmini e dire ma te non hai capito niente della vita. Gliel'hai dato te il potere. Che cosa sta succedendo? Qual è il problema? Il problema è il problema della responsabilità. Lo sapete che noi viviamo in un universo in cui deleghiamo altri a fare qualcosa che noi non vogliamo fare, non vogliamo prenderci la responsabilità. E quindi ti assumo nella mia ditta se ti hai fatto l'esame di Stato. Perché? Perché così puoi firmare i documenti e in galera ci vai te, quando la finanza scoprirà che io ho fatto dei maneggiamenti, no? Capisci che c'è un... ti operano, te vai all'ospedale. Quando ti operano, il medico ti dice, fa scrivere un foglio dove c'è scritto sopra, se ti ammazzo non è colpa mia, ti hai accettato che io avrei potuto ammazzarti. C'è scritto così, ora l'ho detto in modo un po' più semplice, no? Il Dipartimento di Chimica, qua prima di traslocare, Dipartimento stilefascista, modello vecchio, di stabile, a un certo punto una signora, camminando sul marciapiedino del dipartimento, è inciampata e scivolata. Il giorno dopo c'era un cartello, vietato camminare sul marciapiede. C'è, nel nostro laboratorio c'era una cappa aspirante. La cappa aspirante si era rotta. Il giorno dopo c'era un cartello, vietato usare la cappa. Il montacarichi si era fermato. Il giorno dopo c'era un cartello, vietato usare il montacarichi. Cioè, se te ti mettono sotto per la strada, il sindaco ti dice vietato attraversare la strada. Cioè, ti rendi conto che qualcuno ti dice te fai come vuoi, ma io ce l'ho scritto il cartello, eh? Se te ti fai male sono cazzi tuoi. Non è così che si fa. Noi dobbiamo prenderci la responsabilità delle nostre azioni, cioè dobbiamo riprendercela questa responsabilità. Cosa vuol dire questo? Che non ti puoi poi incazzare con chi comanda perché non comanda come vuoi te, perché te gli hai dato, tra virgolette, il potere di farlo. Non è un libro populista. Perché? Perché il libro populista direbbe sto facendo un discorso per difendere il popolo, io in realtà al popolo gli do la colpa principale di tutto questo. Come al solito abbiamo delegato qualcun altro a decidere per noi. Vado dal medico, signor medico mi guarisca. No, il medico ti dice come devi fare per guarirti. Così dovrebbe funzionare la cosa, invece così non funziona. Siamo in assenza di libertà. L'assenza di libertà si vede da moltissime cose. Non so se voi pensate alla situazione politica italiana e anche alla politica un po' globale. Noi siamo un emirato, no arabo, ma americano. Un emirato americano. E nel senso che gli americani sono venuti a fare la guerra da noi, non a caso sono sbarcati in Sicilia perché avevano i loro amici mafiosi che gli permettevano di fare questo, e non se ne sono più andati. Non se ne sono più andati perché noi gli abbiamo detto che loro così ci avevano ridato la libertà. La libertà è una cosa che noi abbiamo sempre avuto, ma che non abbiamo manifestato. Questa è una cosa differente. Perché te la libertà ce l'hai, solo che non la manifesti. Allora, l'Italia è diventata un paese come l'Iraq. Dice come l'Iraq? Certo,
nell'Iraq c'era Saddam Hussein che era cattivo. Allora gli americani, che amano esportare la democrazia nell'universo e la vogliono esportare anche nello spazio, tanto è vero che Barack Obama disse ora conquisteremo lo spazio e porteremo la democrazia nello spazio. Oh, ha detto Barack Obama, gli ha dato anche il premio Nobel, certo dopo che aveva fatto la guerra con l'Iraq, ma sono sciocchezze, perché le guerre si dividono in due tipi, apro una parentesi, c'è la guerra giusta e la guerra santa. La guerra santa la fa il Papa, la guerra giusta la fanno gli americani. Ma come uno non poteva pensare, e poi chiudo la parentesi, ma la guerra non è giusta. Allora però siccome le riserve fai la guerra e serve per un certo tipo di motivi, te non ti accorgi, o meglio, te non te ne puoi accorgere se non hai la consapevolezza di te e credi in quello che dice il telegiornale. Allora che cosa succede? Succede che siccome l'universo è un ologramma, è un frattale, è tutto quello che c'è in alto e in basso, ed è vero in ogni piccolo particolare, la chiave di lettura è sempre la stessa. Quello che si evinceva dallo studio dell'ipnosi, quello che si evinceva quando facevamo l'ipnosi e uscivano fuori le parti animiche, si evinceva una cosa fondamentale, che nulla può fare contro di te, niente se te non vuoi. Quindi l'addotto, sostanzialmente tra virgolette, voleva in qualche modo fare l'esperienza dell'adduzione inconsapevolmente per comprendere delle cose, ma non lo sapeva. Quindi il problema si rivede nel mondo di oggi. Noi dobbiamo fare un certo tipo di esperienza, ma questo tipo di esperienza lo facciamo perché noi lo vogliamo. Cioè, quando io dico io non sono il padrone di me stesso, è perché l'ho voluto io, perché se no non succedeva così. Io bastava che dicessi no, dico no. Quando dico no si ferma tutto. Perché dico come l'Italia come l'Iraq? Perché quando gli americani arrivarono in Iraq e cacciarono Saddam Hussein in qualche modo, poi dovevano mettere al potere i loro scagnozzi e scoprirono lì, ma forse lo scoprirono anche prima, che non c'avevano personaggi affidabili per poter gestire localmente il potere. E allora cosa hanno fatto? Quello che hanno fatto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, ci hanno rimesso quelli di prima, che nel frattempo si erano un po' lavati la divisa e che da nera era diventata un po' bianca. Ma erano gli stessi, non cambiava niente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa importante, vuol dire che ci sono dei momenti in cui tu devi fare la rivoluzione, devi, tra virgolette, se vuoi, puoi fare la rivoluzione. Le rivoluzioni sono di due tipi. C'è qualcosa che non va, te ti ribelli. Bene, questa è la ribellione del popolo. Quando accade la ribellione del popolo? Quando il popolo si è rotto le palle? Cioè quando il popolo ha acquisito consapevolezza di sé? No! Quando il popolo non c'ha più da mangiare. Questo è un problema fondamentale, storico. Il popolo non c'ha più da mangiare e allora fa la rivoluzione. No, il popolo fa la rivoluzione perché l'ideologia del sistema è sbagliata. Allora le rivoluzioni, da questo punto di vista, nascono con una consapevolezza bassa. Una bassa consapevolezza. Questa è la prima rivoluzione. Chiaramente questo tipo di rivoluzione, siccome c'è una consapevolezza bassa, viene presa in mano abilmente da gruppi di potere che metteranno al potere poi chi gli pare, e dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni si vede il risultato di questa rivoluzione. E qual è? Non è successo niente. Sono cambiate le persone e magari cambiato il tipo di governo, perché noi una volta eravamo una monarchia. Ora siamo una repubblica, dice, vedi, è cambiato qualcosa. Guardate, non vi fate fregare, mia mappa del territorio, dal tipo di governo. Fatevi fregare in realtà dal fatto che le stesse persone che c'erano prima ci sono ora. Non quelle che c'erano prima sono morte, ma è lo stesso gruppo di persone che c'era prima, c'è ora. Questo gruppo di persone lo localizzeremo bene, così si sa chi è, lo vedi, lo segni, lo identifichi. Quindi l'Italia sostanzialmente come l'Iraq, non so se ci avevate mai pensato, in realtà il politico, che è quello che gestisce il potere, te gliel'hai data l'idea, la delega con la votazione, ha bisogno di essere rieletto. Perché? Perché l'unica cosa che il politico sa fare è vivere da politico.
Cioè, non voglio demonizzare la politica. La politica vera è un'altra cosa. Era quella che si faceva nelle agorà, quando c'era qualcuno che parlava e tutti si mettevano ad ascoltarlo e si vedeva, e si capiva e si comprendeva. Ora non c'è più uno che nell'agorà si mette a parlare, c'è la televisione. È uguale. E te guardi le puttanate che la televisione trasmette, e io ti dico questo, la televisione l'ho buttata out of the window, many years ago, tanto tempo fa, no? Ecco, e ogni tanto col mio iPad guardo il telegiornale, una volta ogni mese, per vedere se è cambiato qualcosa. Non è cambiato niente, non cambia niente. Cioè, e lì ti rendi conto effettivamente, ti rendi conto che quello che ti dice la televisione è semplicemente qualcosa di totalmente inesistente. Il problema di essere rieletti è legato al fatto sostanziale che chi è al potere vuole mantenere la sua posizione di prestigio. Come al solito dico, nulla di male, lo vuoi fallo, siamo in un universo libero, non che ci frega noi. Però nell'istante in cui te lo fai, io che ho una consapevolezza di quello che sta succedendo, lo devo vedere, me ne devo accorgere. Quando mi accorgo che questo accade, mi accorgo anche di un altro fatto secondario, che quello che è al potere e che vuole rimanere al potere, che poi è un potere dei poveri, diciamoci la realtà, usa delle strategie che sono molto poco coerenti. Cambia di partito, cambia di corrente, cambia di pensiero dall'oggi al domani. Prima era fascista e il giorno dopo è uno sfegatato comunista. Tanto è vero che il nuovo dizionario Zingarelli ha messo a disposizione anche un vocabolo, scilipotismo. Cioè, se il deputato Scilipoti non avesse fatto a un certo punto una certa scelta, il governo Berlusconi sarebbe caduto. Siccome lui si è preso qualcosa, come mi sembra, non si capisce bene, però tante centinaia di migliaia di euro sotto forma di donazione, certo, io a me mi donano domani mattina 600.000 euro e io cambio partito, ma capite bene che questi sono le persone al potere. Le persone quindi al potere devono mantenere il potere, per mantenere il potere hanno bisogno comunque del popolo, perché il popolo li deve rieleggere. Quindi perché non si fa niente contro la tua volontà, sempre. Quindi tu devi essere consapevole, male, poca consapevolezza, che quello lì sta facendo i tuoi interessi, in realtà sta facendo i suoi. E quindi abbiamo il 70% dei deputati che sono indagati per varie truffe, per vari reati. Noi lo sappiamo, e cosa facciamo? Niente. A cosa dipende questo fatto? Non è che siamo inconsapevoli di questo fatto, lo sappiamo. Ma abbiamo un problema, la delega. Come al solito io voglio delegare qualcun altro a rompersi le palle per me. Io non mi interessa a me il governo dello Stato italiano, chi se ne frega. Io basta che mi danno da mangiare, da bere, da dormire, da qualcos'altro, che va bene lo stesso. In questo contesto il popolo del mondo felice è un popolo cosciente, che ha preso consapevolezza di sé, che fa qualcosa, si manifesta attraverso il fare. È così semplice. Allora, come funziona il potere? Perché in fondo, guardate, dal mio punto di vista, nel mondo felice ciò non accadrà. Nel mondo felice non c'è la divisione. Chi comanda veramente sa una cosa. Ci sono delle formule di fisica che dicono questo. La fisica, io la dico, la fisica. L'entropia, cioè l'ordine e il disordine, l'entropia aumenta sempre. Benissimo. Siccome l'entropia è uguale al meno logaritmo dei microstati, c'è scritto così, i microstati cosa sono? Il modo in cui te puoi essere. Ammetti che te puoi essere di destra o di sinistra, meno logaritmo di 2. A meno che esista e c'è solo la destra, meno logaritmo di 1. Comprendi che l'entropia aumenta più i microstati sono meno. Quando i microstati sono 1, l'entropia raggiunge il valore massimo dell'universo, 0. Pensa,
0, da meno infinito va a 0. Questo è il valore dell'entropia. Cosa vuol dire questo? Che se prima c'erano due cose e l'entropia era bassa, le due cose si uniscono in una cosa sola, diventa tutto più simmetrico, l'entropia, cioè la coscienza, cioè la simmetria, aumenta. E il potere che cosa deve fare per non fare in modo che la tua coscienza aumenti? Deve mantenere la separazione, deve fare in modo che tu sia categorizzabile, cioè te puoi votare a destra, puoi votare a sinistra, al potere non gliene frega niente, basta che tu ti divida in due. Non solo, ma per fare questo ci sono delle strategie precise, storiche. Allora si fa così, il potere, il vero potere, crea, sempre, guardate nella storia, crea sostanzialmente un sacco di cose, ma totalmente, principalmente due fazioni, la fazione A e la fazione B. La fazione A e la fazione B sono contrapposte. Queste due fazioni si fanno la guerra. Noi potremmo fare l'esempio, che ne so, con quelli che una volta erano il movimento di destra italiano e il movimento di sinistra, sostanzialmente. No, per fare un esempio, una categorizzazione. A volte vince uno, a volte vince un altro. E ci sono un sacco di parametri. La cosa importante è che mano a mano nel tempo, io sono di uno yuga precedente, quindi io mi ricordo ai tempi di Tutankhamon, che era mio compagno di banco, quando succedevano queste cose si capivano come andavano le cose, no? Poi andando indietro, vedi come sono cambiate? No, cioè noi siamo passati da governi, non solo in Italia, nel mondo, in cui avevamo il 70% che votava da una parte e il 30% che votava dall'altra. Ora ci abbiamo il 49 al 51% in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Cioè le due fazioni sono quasi uguali, cioè sei ingovernabile. Ingovernabile perché l'idea che la maggioranza non funziona più. Ma questa cosa è voluta a tavolino. Perché? Perché il potere si è reso conto di una cosa. Si è reso conto, il potere vuole che l'entropia rimanga bassa, quindi vuole che ci sia una divisione, vuole che ci sia la possibilità che tu credi di poter votare per la destra e per la sinistra, invece voti sempre per una cosa che sovvenziona i partiti di destra e sovvenziona di nascosto i partiti di sinistra, così chiunque vince, vince quello che ha sovvenzionato i due partiti. Sapete come si chiama questa cosa? Si chiama massoneria. Non è che io stia giudicando la massoneria, non me ne importa assolutamente niente in questa fase, non è una fase processuale, è una fase analitica. Quindi la massoneria sta facendo un'operazione di divisione dell'universo, quindi un processo contratermodinamico, quindi fallimentare. Ti posso dire questo. Non ti dico nient'altro, no, di positivo o di negativo. Ti dico non funziona così l'universo. E te ti rendi conto che questi due gruppi, che sono la pseudo-destra e la pseudo-sinistra, in qualche modo ti fanno credere a te di vivere in democrazia. Ma ora sta succedendo qualcosa di meglio, cioè te non puoi decidere. Non puoi decidere perché il 48 e il 52% sono praticamente la stessa cosa. E allora che cosa succede? Perché non puoi decidere? Perché chi comanda, cioè la massoneria, ha deciso che è molto più fruttuoso non farti decidere. Allora sì che il meno logaritmo di quel qualcosa lì diventa un numero tremendo. Perché se tu decidessi per i buoni o per i cattivi, a chi comanda non gliene importa niente. Se tu però non sei in grado di decidere, è il massimo della disentropia. Il valore più basso è raggiunto. Che guarda che cosa succede con le prove che noi abbiamo tutti i giorni sott'occhio. Ci abbiamo l'ISIS. L'ISIS viene in Europa e fa degli attentati. Ci sono i filmati. Ci sono altrettanto numero di filmati che ti dicono che quei filmati sono finti. Ci sono i crop circle, i cerchi del grano. Ci sono un sacco di prove che dicono che
chissà chi l'ha fatti, però non l'ha fatti sicuramente l'uomo. Ci sono altrettante prove, altrettanti filmati subito che ti dicono che invece sono stati gli uomini, sono stati due vecchietti inglesi, uno poi diciamo, morti tutti e due, ormai i crops ancora continuano, oppure le boffette in calore che nello strofinarsi nel grano fanno quelle cose lì. E certo, c'è Ustica, tutto su Ustica, il contrario di tutto su Ustica. Qualsiasi cosa accada, te non sai più dove starà la verità. Il potere ha scoperto questa cosa meravigliosa. Facciamo in modo di mettere a disposizione della gente, magari attraverso la televisione, internet, i mezzi comunicativi, tutto il contrario di tutto. Così si nasconde la verità in un modo meraviglioso. Quale sarà il risultato finale? Che l'entropia rimane bassa, perché tu non sei capace di decidere. Quindi un giorno voti Tizio, il giorno dopo, l'elezione dopo, voti Caio. E la terza elezione di voti Tizio. Oh, datti una regolata, perché qui c'è qualcosa che non funziona. Allora il potere ha capito che te sei popolo totalmente inconsapevole e ti fotte. Ecco perché il libro non è populista, perché dice: e la colpa è tua, la colpa, in qualche modo, è la capacità che te hai di non essere consapevole di te. Nel mondo felice, per arrivare al mondo felice, te devi acquisire la consapevolezza di te. Quindi, regola fondamentale, non devi più delegare nessuno, non devi più andare lì a firmare una carta dove c'è scritto: caro Berlusconi, caro Renzi, caro chi ti pare, ti delego a te a romperti le palle, perché dopo lui farà quello che vuole lui, e lui per fare questo sicuramente fa una campagna elettorale in cui fa vedere tutte le sue bellezze, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, quanto è ganzo, eccetera eccetera. Inevitabilmente si scopre che dopo aveva fatto un casino di nefandezze. Non è importante che i babbi e le mamme dei politici vadano in galera per varie truffe. Non è questo importante. L'importante è che te pensi in questo istante: ma quei genitori cosa avranno insegnato a quel figlio lì? E te ti rendi conto che hai messo al potere te un demosciatello che ti frega e ti fregherà sempre. Non c'è nessuna possibilità. La storia parla, la storia è storicistica. Guarda che cosa succedeva ai tempi di Nerone, succede oggi. Non è successo niente, non è cambiato nulla. Quello che si cerca di mantenere a livello di potere è fare delle piccole variazioni che fa chi comanda, cioè la massoneria, sul sistema, con logica e intelligenza. Il problema è antientropico, quindi la massoneria perderà, ma usa un certo criterio. Il criterio è legato alla ristabilizzazione del potere, al non cambiamento del nulla cambiando le cose. Quindi, quando la massoneria ha finanziato i poteri di destra, finanziato i poteri di sinistra, e noi ci stiamo rendendo conto che la destra non andava bene, che la sinistra non andava bene, ora fra un attimo vi dirò perché, perché è una cosa sociologica questa, allora cosa fa? Dice la massoneria: porca puttana, ora qui siamo rovinati perché non ci abbiamo un'altra chance. C'è la rivoluzione, e la rivoluzione è sempre pericolosa perché parte in un certo modo, ma poi non è che, cioè, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Allora sai cosa si fa? Siccome non si può più fare un colpo di Stato, perché oggi non si può più fare il colpo di Stato, perché siamo in Europa, perché se fossimo staccati dall'Europa si potrebbe fare domani mattina, allora bisogna fare in qualche modo. Allora, il colpo di Stato che cos'è? Il colpo di Stato è la rivoluzione che non è fatta dal popolo, ma è fatta da pochi. Solo che i pochi hanno bisogno di avere il beneplacito del popolo. Quindi il giorno dopo che c'è stata la rivoluzione, che di solito succede di domenica, quando la gente non c'ha voglia di vedere anche la televisione, accende la televisione il lunedì e dice: il generale Calderani, sapete, questa notte è cambiato qualcosa, ma lo abbiamo fatto per il vostro bene. E lì comincia la propaganda, si chiama così, propaganda, no? Vi ricordate ai tempi di Mussolini? Propaganda, cioè
bisogna che il popolo sia d'accordo, perché qualsiasi rivoluzione senza l'accordo del popolo, qualsiasi alieno senza l'accordo della parte animica con te non ci può fare niente. La legge è uguale per tutti. E allora a quel punto, siccome si capisce che la destra e la sinistra hanno perso di consistenza ideologica, bisogna trovare una terza via. Si crea un terzo movimento. Il terzo movimento, chiamatelo come vi pare, tanto voi ce l'avete sotto gli occhi un'ora, il terzo movimento, tutti, questa è la terza via, anche Gurdjieff diceva la quarta via, questa è la terza via, buttati lì, vota lì, e tutti votano lì, non rendendosi conto che stanno esattamente seguendo il percorso dei clienti di Vanna Marchi. Pensa quanto strillava Vanna Marchi. Anche Beppe Grillo strillava così. Brutto segno. Perché per convincere le persone non c'è bisogno di strillare. Nell'istante in cui te strilli sta succedendo qualcosa a livello psicoanalitico dentro di te, per cui te ti senti anche in minoranza, quello lì dice, oh, com'è convinto quello lì, cioè, sai cosa faccio? Lui è convinto, che cazzo, diamogli il voto così, no? Me lo rompo, lo tolgo dalle palle, lui governerà per me, lui è contento e io pure. Ma poi il problema non si è risolto. Quando te fai il triade color test, dinamico flash, e non risolvi il problema, è inutile che torni da me e mi dici non ho risolto il problema, perché io te lo ridò a te il problema, sei te che devi risolvere il triade color test, se no non funzionerà. Questo è un po' l'aspetto della questione. La massoneria che cos'è? La massoneria non è quella cosa che noi vediamo oggi. Noi ce ne dobbiamo rendere conto. Quando guardiamo la televisione ci dobbiamo rendere conto di quello che succede. Perché non ce ne rendiamo conto? Perché non abbiamo consapevolezza di noi. Cioè, riscriviamo un attimo la storia. Ve lo ricordate Bettino Craxi? Diceva voglia se me lo ricordo. Bettino Craxi è partito socialista, momento di boom economico, a un certo punto succede una cosa. Una cosa che si chiama Achille Lauro. L'Achille Lauro viene, nave da crociera, dirottata da fedelissimi di un tizio che si chiama Abu Abbas, che sta in Egitto, al Cairo, e che è un attentatore. Non ci interessa neanche sapere da che parte viene, non è importante per l'entropia. Allora, siccome la nave è italiana, Bettino Craxi, sostanzialmente, cerca di prendere... come dire, attraverso le vie diplomatiche fa i suoi passi per evitare che succeda il peggio e fa un accordo sostanzialmente con il capo dei terroristi, che invece di essere terrorista stava in Egitto, al Cairo, in un albergo di prima categoria, quinta, 5 stelle, lui se ne fotteva. Che strani questi terroristi, E quello che succede è che gli americani si incazzano perché nel frattempo i terroristi hanno ammazzato un americano che stava in crociera. Siccome gli americani hanno un forte ego, cioè non hanno capito un cazzo della vita, allora vogliono far vedere che loro sono i grandi comandanti dell'universo. E allora, mentre quello che accade è che un aereo attraverso un salvacondotto prende i terroristi che nel frattempo sono tornati al Cairo e li vuole portare in Grecia, dove hanno un ipotetico salvacondotto, la Grecia poi non li farà atterrare lì, due aerei americani, con le teste di cuoio americane, di nascosto, si mettono dietro questo aereo perché dice, ora quando a terra prendiamo tutti i terroristi, ce ne fottiamo del salvacondotto più o meno italiano e li facciamo fuori. La Grecia non vuole far atterrare questo aereo e l'aereo atterra a Sigonella. A Sigonella atterra l'aereo e subito dopo i due aerei americani prima di testa di cuoio. Cosa fa Craxi? Craxi si è sputtanato con, nel frattempo, con le promesse che deve aver dato a Abu Abbas. Cioè, se non mantiene le promesse, noi abbiamo i terroristi in Italia che ci fanno un attentato ogni 5 minuti e quindi il governo viene destabilizzato e ci sono altre problematiche sotto, sicuramente che noi non sapremo mai. Fa quasi la guerra con gli americani, circonda, gli
aerei americani con i carabinieri italiani con MITAS. Voi scendete di qui, vi facciamo fuori. Sigonella è una base anche americana, ci stanno gli americani. Lì Craxi fa una bella figura. La massoneria nazionalista vince contro la massoneria inglese e americana. Vedi che le massonerie sono due. E che cosa succede dopo? 6 mesi dopo, mani pulite, Craxi, fottuto. Ti rendi conto che quella lotta era una lotta che avveniva fra due massonerie, le quali hanno uno scopo unico, continuare a governare, ma si fanno la lotta su un altro piano, cioè sul come arrivare a governare. Una delle due massonerie, che è quella sostanzialmente inglese, che poi ha demandato agli americani di fare determinate cose nel Mediterraneo, questa massoneria vuole non dire niente a nessuno. Poi c'è un'altra massoneria, la massoneria nazionalista, quella che dice i panni sporchi si lavano in casa. Ecco, queste due correnti massoniche fanno fare a noi la loro guerra. Noi facciamo la guerra con i morti veri, ma la guerra non è nostra, è loro. Questo è un caso eclatante, ce ne dobbiamo rendere conto. Che noi siamo i governanti del nostro paese, ma quando mai la democrazia? Prendi il problema dei vaccini. Tu hai deciso che tuo figlio non lo vuoi far vaccinare. Hai deciso te. Non è il popolo che comanda. No. Lo Stato fa in modo di creare delle regole per cui ti deve obbligare, se no tu finisci fuori legge, a vaccinare tuo figlio. Il fatto che sia giusto o non giusto vaccinare non è importante, la dualità non ci interessa. Ci interessa far notare che il popolo non conta un cazzo. Dunque, qui siamo a Torino, dalle parti di Torino. A Torino c'è una cosa che si chiama il TAV. No, la TAV, il TAV, che non è il test di autovalutazione, ma il treno a gran vitesse, a grande velocità. Avete notato come sono cambiate le cose da quando è cominciato sto TAV? Cioè, prima in televisione, prima si fa, governi precedenti, si faceva vedere al telegiornale come la polizia manganellasse quelli che non volevano il TAV. Dopo un po', arriva il Movimento 5 Stelle, la Lega, fanno vedere due cose. Quelli manganellati e anche gli altri che invece la TAV la vogliono. Ma porca puttana, e prima dove erano questi? Cioè, io me lo chiedo, ma dove erano? Beh, sono venuti fuori ora. C'è un po' un aspetto che io mi preoccupo, questa cosa qui, no? Comunque, lì capisci la strumentalizzazione, te devi capirla questa cosa quando guardi la televisione, perché se no la televisione ti fa credere che Cristo è morto dal sonno, cosa che non pare che non sia. Allora, cosa è successo? È successo una cosa fondamentale, sostanzialmente, che te non comandi, perché se ci fosse la democrazia, cioè la crazia del popolo, demos, a prescindere dal fatto che sia bellissima la TAV o bruttissima, a me non me ne frega niente di questo aspetto duale, ma il popolo non ce la vuole e te non ce la devi fare. Questa è la democrazia. Allora, se ci sono dei problemi, si potrebbe fare un referendum, ma il referendum sapete che non si può fare, no? Non è che Chiapparino domani mattina dice facciamo il referendum è illegale, quindi Chiapparino sempre per una serie di strozzate, non si può fare il referendum. Però fa politica, in fondo questi politici vogliono essere rieletti, no? Quindi gli fa bene questa cosa. Quindi sostanzialmente è il potere, si fa così, si creano due false ideologie, si sovvenzionano queste due false ideologie, si fa in modo che ne vinca sempre una o l'altra, in questo caso ne viene fuori una terza finta, totalmente finta, perché non ha la possibilità di avere quella cultura che potevano avere i vecchi leader dei grandi partiti.
Vedete, perché le due colonne, la destra e la sinistra in Italia, hanno perso di consenso? Hanno perso di consenso perché hanno perso la propria identità. Questa è una cosa fondamentale. Io non sono uno che vota a destra o che vota a sinistra, io sono 40 anni che non voto più, ve lo dico subito. Però quello che ho notato è che una volta la destra era la destra, te ti poteva piacere, ti poteva non piacere, la sinistra era la sinistra, ti poteva piacere o non ti poteva piacere. Noi in qualche modo avevamo degli uomini politici che potevano ovviamente avere i loro interessi per poter governare, che erano ben diversi da quelli che abbiamo oggi. Cioè, una volta c'avevamo Togliatti, cioè, poi è venuto, che non so, Berlinguer, poi è venuto Occhetto, poi è venuto Renzi. Cioè, ti rendi conto di essere disperati? Cioè, ti rendi conto del valore di queste persone? Ma dall'altra parte era uguale, cioè, una volta avevamo Mussolini, Mussolini, puoi dire tutto quello che ti pare di Mussolini, però era uno che aveva un certo tipo di carisma. Poi ovviamente è venuto Almirante, ai tempi di Almirante, tutti lo votavano, le donne lo votavano perché aveva gli occhi azzurri. Oh, io lo dico, me lo ricordo. Poi è venuto Fini. E poi, Salvini, ti rendi conto come è caduto in basso il carisma delle persone? E perché? Perché sia la sinistra forte che la destra forte hanno visto, dopo Craxi, che c'era un barattolo di voti di Democrazia Cristiana che si era perduto. Dopo i processi Mani Pulite si era perso, tutti volevano acquistare quella parte, e allora quelli di super destra e quelli di super sinistra non avrebbero mai potuto acquisire quei voti, e allora la destra è diventata centro-destra, la sinistra centro-sinistra, e sono sempre diventati più centro, più centro, più centro, più centro, acquisendo all'interno dei loro movimenti politici quelli che una volta erano della Democrazia Cristiana. Quindi ora abbiamo due Democrazie Cristiane, non più una, e non è cambiato niente. Questa è la genialità dell'idea massonica di come riuscire a rimanere sempre in linea. L'entropia deve rimanere bassa. Capisci che a questo contesto possiamo dare un'occhiata anche a un'altra cosa, alla politica estera. Noi siamo un popolo sovrano, ma di che? Allora, il buon Mattarella, quando fa i suoi discorsi, cioè, poverino, io gli voglio anche bene a Mattarella, però non può dire i nostri grandi amici americani. No, non lo può dire, perché i nostri grandi amici americani sono quelli del CERMIS, eh? I nostri grandi amici americani sono quelli dell'incidente a Livorno della Moby Prince. Lo sapete perché la Moby Prince prende fuoco? Perché c'era una nave militare americana nascosta che trasportava armi al campo Derby, e queste armi nascoste in nero sarebbero poi state devolute a qualche gruppo di militanti pseudoamericani sparsi nel mondo, magari agli stessi terroristi italiani. Ecco perché non può venire fuori i nostri grandi amici. Allora te capisci che i nostri grandi amici cosa hanno fatto a Ustica? La portaerei americana che era nel porto di Napoli accende i motori a tutta gargana e scappa. È scappata la portaerei Clemenceau francese, che in 5 minuti si era ritrovata nel mare francese, no? Cioè, vi rendete conto che noi comunque sul nostro terreno non contiamo un cazzo? Lo sapete che qualche anno fa, c'è scritto nel libro, era un Ferragosto, non mi ricordo se il 15 agosto o il 16 o il 17 agosto,
un giorno vicinissimo a Ferragosto, i deputati italiani di quel lontano, mi sembra 2012, però nel libro c'è la data esatta, con le referenze, hanno approvato un decreto alla presenza di 15 senatori, era Ferragosto, 15 voti. Il decreto era segreto. Gli esperti militari ritengono che nel decreto segreto c'era scritto che in cambio di due elicotteri che avevamo comprato agli israeliani, noi gli avevamo dato il permesso di fare operazioni militari sul territorio italiano. Cioè, in culo all'Europa Unita, perché le leggi dell'Europa la vietano questa cosa qui. E noi ci troviamo domani mattina sotto casa un carro armato israeliano ed è legale. Vi ricordate il problema Mitrokhin? Un altro scandalo incredibile in cui spie russe in qualche modo avevano dato la presenza di sé sul territorio europeo. Ecco, diciamo così. Qualcuno se n'era accorto, gli inglesi se ne erano accorti. Qualcuno ci aveva rimesso la pelle perché era stato avvelenato in un ospedale inglese. Sono quelle cose che succedono nei film James Bond, a noi non ci interessano, però dalle rivelazioni di alcuni soggetti si era capito che un sommergibile russo, per paura di essere scoperto, qualche tempo prima aveva lasciato 22 testate atomiche un po' qui, un po' lì, in tutto il Mediterraneo. Alcuni giornalisti, venuti a conoscenza di questo fatto, hanno chiesto, anzi non solo alcuni giornalisti, ma l'allora capo della protezione civile, è tutto sui giornali, aveva chiesto al governo e al ministero degli interni, ma questi 20 missili che possono, da Mosca, pigi un pulsante e fa boom in Mediterraneo, cosa ne vogliamo fare? E il ministero degli interni aveva detto, sì, siamo al corrente di questo. Come siamo al corrente di questo? Noi abbiamo il Mediterraneo con 20 testate o 22 testate nucleari russe piazzate sotto il fondo del mare e nessuno dice niente. Articoletto sul giornale, tre righe scritto in due, che per leggerlo ci vuole il microscopio elettronico. No? Allora te ti rendi conto che ci sono delle cose che te ti fanno credere di essere in democrazia. La notizia mica non l'hanno data, l'hanno data in quindicesima pagina scritta di nascosto sotto un altro articolo. Siamo in democrazia? Noi possiamo fare quello che vogliamo? No, noi non possiamo fare quello che vogliamo, però ci dobbiamo rendere conto che esiste una cosa fondamentale, a cui forse non abbiamo mai pensato. Non esiste l'idea di destra o un'idea di sinistra. Esiste un'idea. Che cos'è il mondo felice? Come si realizza il mondo felice? Sapendo tutto questo. La cosa è molto semplice. Abbiamo fatto tutte le rivoluzioni che potevamo fare. La storia ce lo insegna. La rivoluzione militare, le rivoluzioni storiche, le rivoluzioni ideologiche, le rivoluzioni religiose, le rivoluzioni culturali, le rivoluzioni monetarie, del mercato. L'unica rivoluzione, militari, per carità, l'unica rivoluzione che non abbiamo mai fatto, e l'Italia è una nazione che non ha mai fatto una rivoluzione. Pensate, la rivoluzione l'hanno fatta i francesi, l'hanno fatta gli egiziani, l'hanno fatta gli americani, li hanno fatta i russi, i francesi, noi un cazzo di rivoluzione. Ora è giunto il momento di fare la rivoluzione, perché tutti i nodi vengono a pettine. E la rivoluzione che manca è la rivoluzione delle coscienze, che comincia da dentro di noi. Questa è la fregatura. Te non vai a fare il giro tondino con i cartelli in mano e a manifestare il tuo pensiero. Lo Stato se ne fotte del tuo pensiero. Tu fai il tuo bravo triade color test di Amico Slash dentro di te. Metti le pallette riunite di anima, mente e spirito insieme, torna a essere coscienza integrata, ricorda chi sei, ricorda che sei venuto qui per giocare con la giostra che tu stesso ti sei creato. E ti ricorderai in un miliardesimo di secondo dell'errore più grande che tu hai potuto fare.
delegare gli dèi a governare per te. Che fregatura! L'hai voluto te, non l'ho voluto io. Capisci? Alieni, dèi o alienati, coloro che comunque prendono spunto dallo stesso tipo di situazione. Cosa credi? Che il politico diventa politico perché gli interessa in realtà la cosa pubblica? Il politico gli interessa solamente rimanere a galla, e questo si vede non perché te lo dico io, ma perché c'è scritto nella storia. Nella storia c'è scritto, dal tempo degli antichi egizi, babilonesi a oggi. Chi governa fa quello che cazzo gli pare. Va bene, gli antichi babilonesi erano antichi babilonesi, ma noi siamo nel 2020 fra un po', cioè nell'era dell'acquario, come dicono i newegiani, cioè non è cambiato niente, gli italiani non muovono il culo. È chiaro che poi la colpa non la puoi dare al politico di turno. Il politico di turno fa il suo lavoro, lo fa bene per quanto riesca a farlo, cioè te frega. Ma tu sei contento di questo? Cornuto e mazziato, dicevano a Napoli. Allora, il mondo felice è tutta un'altra cosa. Nel mondo felice c'è, per esempio, il governo. Vogliamo fare il governo? Benissimo. Allora, abbiamo due camere. Sapete perché noi abbiamo due camere? Noi abbiamo due camere perché la Camera dei Deputati e c'è i senatori. I senatori ci sono perché, per una garanzia di democrazia, pensa, se i deputati costruissero una serie di leggi sbagliate, meno male che abbiamo una seconda possibilità, cioè il Senato, che blocca la legge sbagliata. Ti stai rendendo conto che ti stai prendendo in considerazione il fatto che te sai di avere una Camera di potenziali deputati incoscienti, di potenziali ladroni? Quindi non creare uno sbarramento ai ladroni, togli i ladroni, che se fa prima. Allora, Senato, via, non serve a niente. Scegli i deputati con un criterio diverso. È così semplice come si fa. È semplice. I partiti non servono a niente. Perché? Perché i partiti sono comunque delle ideologie, e le ideologie sono duali, o di destra o di sinistra. Allora, come si fa? Ognuno diventa padrone del proprio partito. Io sono il mio partito. Io vengo eletto perché la gente pensa che le mie idee siano corrette per l'andamento buono della società. E quando mi vado a sedere in Parlamento, mi siedo dove cazzo capita, non a destra o a sinistra. Rivoluzione totale. Perché non ci sono più le alleanze. Pensate. Uno che una volta sosteneva le regole di destra è costretto tutta la vita a sostenere le regole di destra anche se non ci crede. I franchi tiratori ne sono un esempio. Fine. Non c'è. Te sei rappresentante di te stesso. Ti ha eletto il popolo e ti ha eletto perché ti hai fatto una campagna. Ti sei presentato e hai detto: io penso di avere delle buone idee per il popolo. Questa campagna non è che mi costa 7 miliardi di dollari o me la faccio pagare dal Monte dei Paschi di Siena, come faceva il Bomba. No, non me la faccio pagare dal Monte dei Paschi di Siena. Io la campagna elettorale la faccio su internet. Un socialone con 200 persone, faccio un convegno con 200 persone, non costa niente. Pensa che meravigliosa democrazia. È una cosa meravigliosa. E poi i soldi? Dunque, innanzitutto te puoi essere eletto solo se lavori, se hai un lavoro. Se non hai un lavoro non puoi essere eletto. Sapete che questa banalità prevede che i deputati sono, cioè il 99% dei deputati torna a casa, che non hanno mai lavorato, mai. Mai lavorato in vita loro, mai. Mai. Noi abbiamo eletto delle persone lì che dovrebbero avere l'esperienza di come si governa uno Stato, che non hanno mai fatto un cazzo in vita loro. No, nel mondo felice, te vuoi eleggere qualcuno, eleggi quello che sa cosa quello che fa. E quanti soldi gli dai? Niente. Lui continua, il panettiere, continua a prendere lo stipendio da panettiere. Avrai rimborso spese, deve andare a New York a parlare con Obama, magari lo deve invitare a cena, poverino, lui con lo stipendio da panettiere non lo può fare. Dopo 2 anni, un altro mandato, 4 anni, dopo basta. Basta per sempre. Perché? Perché tutti devono partecipare alle cose pubbliche, quindi non
ormai hai capito tutto. No, io l'ho fatto il mio lavoro, c'è una rottura di palle, ora lo fa un altro. E così ogni 4 anni cambia tutto. E non c'è più la destra, e non c'è più la sinistra. Pensate a questa banalità, solamente i soldi che ci fa risparmiare, no? Ci sono delle leggi che noi possiamo in qualche modo, diciamo, auspicare che vengano fuori. Cioè, ti immagini un Parlamento del genere? Un Parlamento del genere ti fa le seguenti leggi, te le fa subito, seguenti leggi. Abolizione delle banche a eccezione della banca di Stato, in preparazione dell'abolizione del denaro di qualsiasi tipologia. Il denaro non serve. Il denaro ti rende ricchi da una parte e poveri dall'altra. E qualcuno pensa, sì, che meraviglia, però sono tutte ideologie impossibili, irrealizzabili. Ecco, nell'istante in cui ti dici sono irrealizzabili, tu ti stai creando un universo in cui saranno irrealizzabili, perché tu sei il creatore del tuo universo. Quindi no. Noi sappiamo che ci vuole il tempo, sappiamo che le cose potranno andare in un certo modo, però prendiamo di buzzo buono il fatto che i soldi non ci sono, non servono. E tutti guadagneranno nello stesso modo, tutti ci avranno le stesse risorse. Agnelli e il pastore tibetano prenderanno sempre, che ne so, un bonus, oggi diremo 3.000 euro al mese, 2.000, non lo so, anche se te non lavori, perché dire che l'Europa, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro è una cazzata. Perché come si fa a dire, a definire una nazione facendo in 3 parole 4 errori? L'Italia è una repubblica e chi se ne frega? Perché poteva essere una monarchia fondata sul lavoro, allora chi non lavora non è italiano? Allora i deputati tutti a casa. Che cos'è l'Italia? L'Italia è un posto dove le persone che sono all'interno di questo posto hanno la coscienza e la consapevolezza di credersi italiani. Questa è un'altra cosa. Capisci che non c'è... Allora, se io sono un americano che crede di essere italiano, sono italiano. Sai che cosa vuol dire dopo 3 secondi? Che i confini dell'Italia non ci sono più. E il buon Mattarella non può più dire noi siamo orgogliosi della nostra storia, perché non è vero che noi siamo orgogliosi della nostra storia. Abbiamo fatto una marea di puttanate nella nostra storia. E perché quello mi deve dire che noi dobbiamo essere orgogliosi di aver ammazzato un casino di persone? Cioè è follia. Allora se il primo cittadino italiano fa un discorso folle e te non te ne accorgi, per quale motivo non te ne accorgi? Perché lui, a specchio, è la rappresentazione del tuo stato di disagio. Noi siamo i creatori dell'universo? Bueno, noi inconsapevolmente creiamo all'esterno quelle situation comedy che non abbiamo capito dal nostro interno. Quindi creiamo all'esterno tutto ciò sempre che è il disagio che noi proviamo. Noi creiamo all'esterno, a specchio, una marea di situazioni, la politica italiana, che ci specchia dentro di noi. Cosa diceva il buon Berlusconi? Tra tutti sembra il più onesto di tutti. Volete, cioè, fate un po' di lavoro nero, che vi frega. Berlusconi ha detto così, cioè, più di onestà di così. Cioè, via, eleggete me, io rubo, ruberete anche voi e siamo tutti contenti. Lui te lo diceva con una certa nonchalance in televisione, era tranquillo, che te frega. Abolizione dei servizi segreti di qualsiasi sorta. Ma che ce ne fregano dei servizi segreti? Perché mantenere un segreto? Il segreto è una divisione, la divisione serve a nasconderti qualcosa. Perché vuoi che lo Stato ti nasconda qualcosa? Non ci deve essere nessun servizio segreto. Statalizzazione di tutte le industrie, è certo. L'unica industria che conta è lo Stato, dove tu, cittadino, sei veramente lo Stato. No, il fatto che tu venga rappresentato da persone che si vede chiaramente che non ti rappresentano. Cioè, come si vede? Facciamo una prova sperimentale. Domani mattina c'è... davanti a Montecitorio si sa che il tale deputato entrerà in aula e una folla si accalca attorno al passaggio del deputato, ma non per acclamarlo, per legnarlo. Cioè, quello l'hai eletto te. Perché la gente ha bisogno della scorta? Per paura che i propri elettori ti picchino. Non ha senso. L'hai eletto te per
perché li vuoi picchiare. Lo vuoi picchiare perché chiaramente lui fa qualcosa che te non vuoi che faccia. E non ha senso picchiarlo perché ce l'hai mandato te lì. Questo è quello che il cittadino italiano non ha ancora capito. Il politico cosa fa? C'è una manifestazione. La manifestazione di piazza. Tutti abbiamo deciso che in Italia vogliamo mangiare spaghetti dalla mattina alla sera. 5 milioni di persone si riuniscono per fare la manifestazione. 5 milioni di persone potrebbero essere 5 milioni di elettori, sai cosa faccio? Allora arriva la manifestazione, comincia a camminare, a un certo punto c'è un delle vie laterali e 5 secondi dopo, sì, i politici si sono messi davanti con le bandiere. Succede così, perché così la televisione vede che i politici sono davanti e pensa che loro siano coloro che hanno in qualche modo fatto in modo che la manifestazione potesse essere fatta. Invece stanno strumentalizzando la manifestazione che è del popolo e dei politici non gliene fregava niente, ma se li trovano davanti. E per essere sicuri di essere visti, c'hanno anche tutti questi sbandieratori che sembra di essere a Siena. Allora, vedi come il popolo si fa fottere da queste cose. Anche nelle semplici buttarda di tutti i giorni, quando te apri la televisione e vedi una manifestazione politica. Senza contare il fatto dei politici che salutano la folla. Poi quando la telecamera si gira ci sono tre persone. Oh, non succede solo in Italia, eh? Succede per esempio anche in Argentina con Macri. Macri è il presidente sostanzialmente dell'Argentina che è andato al potere con più di 100 cause penali. Berlusconi diventa una cinciata, no? E invece di esserci la Fininvest lì c'è una cosa che si chiama in un altro modo, Clarín. Clarín, uguale. E gli argentini cosa fanno? Un cazzo. Sostanzialmente sì, le manifestazioni qua su giù, ma quando Macri saluta il popolo e per qualche misterioso motivo la telecamera si gira, non c'è nessuno dall'altra parte, cioè il telegaffo che striscia la notizia diventa una cinciata, veramente. Allora noi ci facciamo prendere per il culo. Ovviamente l'eliminazione delle forze armate. Ma perché io ho bisogno delle forze armate? Perché io devo spendere un sacco di soldi per gli aerei? Ma che mi frega a me? Riconvertiamo tutte le forze armate in protezione civile. Perché no? La protezione civile serve a qualcosa. No? Protezione civile. Dice, ma dopo vengono i nemici e ti invadono. No, i nemici vengono solo perché te, dentro di te, hai in realtà l'accelerata idea di invadere gli altri, di rompere le palle agli altri, perché se no il nemico non viene. Perché tu ti costruisci sempre all'esterno una situazione che ti sta destabilizzando. Quindi se te hai la coscienza a posto, stai tranquillo che non viene nessuno. Sapete, l'universo, il Mediterraneo, ragioniamo 5 secondi su questa cosa, la mia mappa del territorio, eh? Il Mediterraneo deve essere destabilizzato, perché se no gli Stati Uniti d'America hanno un problema. Gli Stati Uniti d'America vogliono conquistare il mercato cinese e indiano perché la maggior parte dei debiti americani è in Cina. Quindi loro hanno bisogno di vendere da oggi in poi i loro prodotti in Cina. E come si fa? Che l'Europa è molto più competitiva, i nostri prodotti sono più buoni e costano meno, bisogna distruggere l'Europa. Quindi per distruggere l'Europa bisogna destabilizzarla. Allora si fa in un certo modo. Primo, si prende un signore che si chiama Assange e gli si fa creare una cosa che si chiama WikiLeaks. Gli americani, no contro Assange, WikiLeaks. Cosa fa Assange? Assange finge di avere avuto sotto banco delle prove, soprattutto delle registrazioni, dei politici europei che parlano male tra di loro e le pubblica, così per destabilizzare quelli che sono i rapporti tra i diversi governanti italiani ed europei in generale. La Merkel, si può dire tutto, ma credo che abbia capito questa cosa, insomma, si sono parlati e hanno detto, ma questa è una buttata americana. Nel frattempo Assange fa finta di scappare in un'ambasciata neutrale che gli dà
il permesso di rimanere lì fino al 2020, quando i suoi reati verranno prescritti. Tutto questo dura diverse settimane, in cui Assange è libero, cammina per l'Inghilterra tranquillo. Voi pensate che se gli americani non avessero voluto prendere Assange non ci avrebbero messi 3 secondi? No, lo lasciano lì. E poi, nel 2020, quando lui esce dall'ambasciata, gli danno anche un sacco di soldi per il benefit che ha dato alla nazione. Questo è come Tatino vede il problema di Assange. Non si riesce a destabilizzare l'Europa, allora usiamo l'ISIS. L'ISIS è una creatura americana. Gli americani l'hanno fatto per rompere le palle a Saddam Hussein. Una volta che Saddam Hussein è morto, gli americani sono rimasti con sta ISIS che gli rompeva le palle. Allora, un po' si sono fatti fare degli attentati mascherati a loro per far vedere che l'ISIS e gli americani non andavano più d'accordo. In realtà continuano a sovvenzionare l'ISIS perché faccia degli attentati in Europa e destabilizzi così i rapporti tra i governanti europei. Anche lì non c'è andata tanto bene. Non è andata di lusso. Allora, aspetta, facciamo in modo che una marea di gente africana venga in Europa e così si destabilizzano ancora i rapporti che ci sono tra la Francia, l'Italia, la Germania, il Benelux, il Lussemburgo. E anche lì non ha tanto funzionato. Allora sai cosa si fa? Bisogna fare una guerra che per il momento è una guerra economica. Quindi bisogna mettere delle sanzioni all'Europa. Sì, però purtroppo in Europa c'è l'Inghilterra. Sai cosa si fa? Prima facciamo uscire l'Inghilterra dall'Europa e poi facciamo la guerra economica all'Europa. Tutto questo per il mercato cinese. Cioè, te rendi conto che ti stanno a pigliare per il culo con una serie di cose accadute che si aprono come una scatoletta di tonno con una chiave unica di lettura. Il Mediterraneo deve essere eliminato. Capisci che noi possiamo fare meglio. Le forze armate a noi non ci servono. È chiaro che gli americani, i pulverini, io non ho nulla contro gli americani, gli americani sono americani, pensa, perché avere qualcosa contro gli americani? L'80% degli americani è analfabeta. L'80% dei bambini americani, secondo una inchiesta di qualche anno fa, l'America era il terzo paese con i bambini sotto i 15 anni denutriti. Come? Teve di figli americani, belli, grossi, gonfi, muscolati, palestrati. Non ti aspetti questa cosa qui, che gli americani siano ignoranti, che quando quei pochi che sono andati a scuola non sanno una mazza. E questo si vede perché quando noi mandiamo uno studente straniero italiano negli Stati Uniti d'America, quelli dicono: ma come? Ma voi sapete fare queste cose? E certo, mica mi sono fatto le seghe, mi sono laureato in chimica nel frattempo. Cioè, te capisci che la realtà che ti hanno detto, che ti hai visto nel film, è diversa. Che cazzo. Ah, la riforma dell'università. La riforma dell'università è facilissima. Come si fa la riforma dell'università? Allora, nelle università ci sono tre gradini: i ricercatori, gli associati e i professori ordinari. Bene, i professori ordinari vengono eletti dai ricercatori. Fine, finisce tutto. I ricercatori eleggono i professori universitari. I professori universitari eleggeranno i ricercatori e i professori associati. In questo modo, però, quando il ricercatore va a mandare in cattedra un professore, è lì che si vede il fatto che non ci potrà più essere nessun inganno. Perché tutti i concorsi, lo sapete, sono truccati. Truccati non vuol dire fuori delle leggi. Attenzione, truccato vuol dire truccato di Stato. Cioè lo Stato dà al professore che fa i concorsi le regole per truccare, per far vincere chi vuole lui. Questo è il concorso truccato in Italia. Tutti i concorsi sono truccati. Ora, magari un po' meno, per il fatto che i tempi di Craxi sono cambiati e tutti i professori universitari che erano deputati e senatori hanno fatto passare i loro figli, già come a loro volta professori e cattedratici. E quindi c'è un delay di tempo in cui questi nipotini dovranno crescere, diventare senatori e far passare a loro volta i loro pronipoti. Ma nel frattempo può darsi che ci sia una zona di spazio in cui qualcuno passa. Ma in questo momento, in questa zona, in questo frangente, la scuola italiana è andata a puttane.
Quando io facevo una tesi di laurea, io ho fatto 2 anni e mezzo di tesi, prima 5 mesi e mezzo di bibliografia, oggi ci si laurea in 3 mesi con una tesi di 2 settimane e mezzo. Come mai? Cioè, e poi salta il dipartimento di chimica, e certo che salta il dipartimento di chimica, perché lì dentro c'è una marea di inesperti, che è un eufemismo, inesperti. Abolizione di tutte le differenze di genere, beh, questo mi sembra chiaro. Abbattimento delle frontiere nazionali. Guardate, il genere. Bisogna capire una cosa fondamentale. In Italia si è sempre fatto un discorso importante tra femminismo, maschilismo, roba del genere. Anche qui, la coscienza interna la devi trovare dentro di te prima di fare la battaglia fuori. Perché sennò fai una battaglia che non serve a niente. Allora che cosa si scopre? Dagli studi che noi avevamo fatto ai tempi dell'ipnosi, si vedeva sostanzialmente che dentro ogni corpo c'era una parte animica, una parte mentale e una parte spirituale. Quello che si vedeva formalmente è che le parti spirituali, cioè il regno del maschile, sono sempre dominanti. Sono dominanti nei maschi, e beh, lì te l'aspetti, ma sono soprattutto dominanti anche nelle femmine. Cioè il 90%, 80% delle femmine è maschilista. Per questo c'è stato un problema col movimento femminista nel 68-69, perché le femmine non volevano l'eguaglianza, volevano diventare come i maschi. E che cosa è successo? Sono diventati una brutta coppia dei maschi, no? Cioè, io non voglio più fare il servizio militare. Avrebbero potuto dire, i maschi non fanno più il servizio militare, così come le femmine. Allora invece le femmine cosa hanno fatto? Anche noi vogliamo fare il servizio militare. Ma allora ti vuoi castrare con le tue mani. Ecco, c'è la mancanza totale di consapevolezza e di coscienza del femminile che te acquisisci solo quando hai fatto il triadecolor test e hai parlato con la tua parte animica, la tua parte mentale, la tua parte spirituale, e l'hai messa insieme, hai capito chi sei, perché questo tipo di rivoluzione prima si fa dentro di noi e poi si fa fuori, se no continuerai a votare sempre per quei coglioni per cui hai sempre votato finora. Certo, te non lo sapevi, perché ognuno di noi non sbaglia. Ognuno di noi fa quello che, deve, che sa fare meglio, sempre. Pensa, non c'è il cattivo. C'è uno che crede che quella cosa che sta facendo, anche se è la peggio cosa che si potrebbe immaginare, è la migliore. No? Una volta potevo pensare che Berlusconi fosse cattivo. Io non lo penso più che Berlusconi è cattivo, penso che sia scemo. È diverso. Cioè, perché poi lo guardi con una certa compatibilità, con, come dire, con passione. Poverino, però anche tu, lui, come altri, acquisiranno, perché la termodinamica dice così, l'acquisizione di consapevolezza, quindi tutti arrivano in fondo, tutti. E non lo dico io che faccio il predicatore, ci penso per niente, lo dice l'entropia, secondo principio della termodinamica, non ci posso fare niente. L'abolizione dei patti lateranensi, e basta con questi patti lateranensi, cioè il Vaticano è uno Stato, si faccia i cazzi suoi. Perché deve entrare nella politica italiana, no? Anche perché poi tutte le volte che è entrato nella politica italiana mi sembra che ci ha fatto una brutta figura. Dai tempi di Marsincus, di Marco Ambrosiano, San Paolo, Calvi, la banda della Magliana, voglio dire, lascia perdere. Non ci abbiamo bisogno del Vaticano, non ci abbiamo bisogno. Perché? Perché noi siamo i creatori di noi stessi. Viene uno che mi dice comportati bene? Lo sapevo già che mi dovevo comportare bene. Ma l'ha detto Gesù 2000 anni fa. E chi se ne frega? Io l'ho detto 40.000 anni fa. Cioè, sono banalità che ti fanno passare per cose importanti. Le banalità della Chiesa Cattolica sono banalità con dei trucchi nascosti sotto dove si dice... Sapete, la Chiesa Cattolica è sostanzialmente quella industria New Age migliore del mondo, no? Scientology è una cinciata in confronto alla Chiesa Cattolica, anche se da un punto di vista economico, voglio dire, Scientology ha rubato peggio, no? Ruba peggio. Invece la Chiesa Cattolica ruba con moderazione, come si faceva una volta, quando c'era la Democrazia Cristiana, che rubava ma con garbo. Poi è venuto Craxi e ha detto, oh, qui se non rubo subito tutto, dopo tornano i democratici cristiani, rubiamo tutto subito, e lì è andata male. Questa è la vera storia. L'eliminazione dell'insegnamento della religione, certo, perché questa cosa della religione?
sapete che le religioni sono tutta una stronzata. Non lo dico io, lo dice la scuola. Quando te vai a storia, ti iscrivi a storia a Pisa e ti dicono il popolo ebraico non è mai esistito. Il popolo ebraico è una invenzione storica. Mosè non è mai esistito. Tutmosis, figlio di Tut, cioè Mosè è la rappresentazione in uscita di un faraone che era probabilmente Tutmosis IV, che per evitare di sputtanarsi si cambia il nome in Akhenaton. Prende 2000 pecorari che vivevano di una tribù chiamata Ibriu, che poi daranno origine al nome degli ebrei, e se li porta da un'altra parte dove lui continuerà a dare una identità a questo popolo. Beh, e per dare l'identità a questo popolo gli deve dire te vieni da Tizio Cresio Empronio e gli dà le stesse leggi, le stesse regole dei babilonesi, uguale. Certo, perché gli egizi venivano dai babilonesi come cultura e i babilonesi da dove venivano? Dalla valle dell'Indo. Quindi noi ci ritroviamo la Bibbia scritta della cultura della valle dell'Indo con gli stessi personaggi, le stesse cose, uguali. Quindi gli ebrei hanno sostanzialmente rubato agli egiziani, che hanno rubato ai babilonesi, che hanno rubato agli ariani. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti. A scuola te lo insegnano così, a scuola, all'università. Ma perché te fai finta di niente? Non ci vuoi credere? Capisci che c'è un problema fondamentale. E il problema fondamentale, e mi avvio alla conclusione, dice meno male, il problema fondamentale è questo. Tutto ciò che ho detto stasera è sotto gli occhi di tutti. Tutto ciò. Non ho inventato niente. È storia. Ma perché noi non ce ne siamo mai accorti? Ecco perché una volta ho fatto una conferenza che si intitola Il chiodo nel muro. Te passi in quella stanza 1 milione di volte e non ti accorgi che c'è un chiodo nel muro lì. Dopo 20 anni dici, cazzo, ma lì c'era un chiodo nel muro. E da quel momento tutte le volte che entrai in quella stanza la prima cosa che guardi è il chiodo nel muro, se c'è ancora. Allora, quando tu hai visto il chiodo nel muro, ammetti che voi questa sera, per un caso, abbiate visto il chiodo nel muro. Domani mattina, quando accendete il telegiornale, io penso che buttate la televisione dalla finestra anche voi. Grazie. Bene, allora Fabrizio, che forse ha fatto una piccola raccolta di domande, come hai detto, l'hai fatta questa cosa? No. Non l'ha fatta? Volevo dire solo una cosa, certo. Nel senso, faremo un giro noi Valletti a fargli fare un po' di domande al professore. In alternativa alle tue. Ok, allora fate il giro, intanto facciamo due domandine per okay. E volevo solo ricordare poi alla fine che lì c'è appunto la libreria Spazio Interiore con il libro appunto del professore, come potete vedere, e anche un'altra libreria. Ok? Vabbè, allora, sì, quindi, ci sono i banchi libri. Alzate mano, io faccio il giro appunto a raccogliere domande. Alzate mano, chi ha domande? Nessuno, intanto nessuno fa domande. Invece ne faccio una domanda. Nel 1982. Alle 4 del pomeriggio, non è vero. E volevo dire però, all'83, io tanto faccio domande personali, perché mi incuriosisce anche il Corano, ma anche da dove arriva, perché è una domanda banale, un po' infantile, che verrebbe di fare, ma se tu fossi seduto lì e ti ascoltassi, ti accoglieresti? Dunque, se io fossi seduto lì, vuol dire che qualcosa mi avrebbe portato qui. Quindi qualcosa che mi ha portato qui, anche se io fossi inconsapevole, ne devo tenere conto, perché se no qui non ci venivo. E quindi non mi pongo il problema ti ascolteresti, mi pongo il problema di tornare a casa facendo maturare attentamente le cose dette. E sicuramente, siccome sono di un certo impatto, avrei la resistenza di dire ma no, dai, cioè non è proprio, sì, è un po' brutta così, però non è proprio brutta così, e cercherei con un processo di dissonanza cognitiva di raccontarmela un po' meglio. Ma mano a mano che va avanti la mia coscienza, magari passa un mese, 2 mesi, 3 mesi, guardo la televisione, guardo quello che succede al governo, vedo determinate cose e mi ricordo inesorabilmente di quella frase che aveva detto quello lì. Ecco, quello è il momento in cui
il chiodo nel muro non si può più nascondere. Ecco, poi chiaramente io in realtà sì, va benissimo, la risposta è risponde perfettamente. Volevo parlare di accogliere, anche se è un termine un po' mi schifa, perché si usa molto nella manipolazione da parte di un certo tipo di approccio. Nessuno può essere manipolato. No, è l'idea di yin, cioè tu quando ascolti ti lasci permeare, quando parli devi permeare l'altro. No, non sono d'accordo. Vi dico come funziona. Il processo di apprendimento con uno studente è un processo attivo da parte dello studente che prende dal docente le cose e, se ne ha voglia, se la sua entropia è corretta, le prende e se le immagazzina dentro. Prende la sua mappa del territorio. Invece il docente allo studente non gli dà niente, mostra solo se stesso. Qualsiasi docente che creda di dare, di insegnare a qualcuno qualcosa, ha solo una problematicità legata al suo ego. Questo è il mio modo di vedere le cose. Sì, chiaro, ma penso che ne arriva, ci sia già ricordato questa cosa. L'idea è che comunque tu, mentre li ascolti, fai finta di ascoltarmi, magari puoi anche parlare. Se tu parli nella tua testa, stai parlando, se parli non ascolti. Quindi anche il livello con cui una persona modula i suoi pensieri, il livello di attenzione attuale, diceva una ricerca recente, della persona media è sceso, perché è sceso al di sotto di quello dei pesci rossi. Ma non c'è pesce niente, almeno apparentemente. Quindi perché mi vado a dire questo? Perché anche il livello di attenzione cambia in ragione di questo. Se sì. Tu mi riferivo, tu che è chiaro oggi, dopo 20 anni, il Malanga di 20 anni fa, no, quello che qui era ci hai raccontato, eccetera, sicuramente potrebbe assomigliare a qualche ricercatore in sala che sta facendo un altro tipo di percorso, ma anche no, nel senso che non è detto che qualcuno debba avere il procedere per salti, qualcuno debba avere l'incedere che ha deciso la tua coscienza secondo queste misure. Ecco, però intanto era un modo di dire che, come dici, cioè, se la persona è preparata a qualche cosa la riesce a recepire, però molti oggi parlano di linguaggio elementare. Ecco, in questo senso, siccome anche nella comunicazione professionale, se guardi un pitch di presentazione di qualunque cosa, è scritto che si scrivono i libri dei bambini della scuola materna. Ovviamente. E quindi, chiaramente, mi ricordo il CEO di Vodafone, tempo fa, diceva, dovete scrivere in ogni slide pochissime parole, tipo una o due parole, perché sì. C'è però un problema che vorrei sottolineare: l'entropia. Io sono fissato su questo, siccome l'entropia è un punto fermo su cui non ci possiamo discutere, l'entropia dell'universo aumenta sempre. Cosa succedeva tutte le volte che io tornavo a lezione? Dopo anni avevo sempre 100 studenti. Questi 100 studenti in blocco mi sembravano sempre più stupidi. Questa era l'impressione. Ma allora come? Ma se l'entropia aumenta sempre? È vero, questi 100 studenti erano sempre più stupidi, ma tra di loro ce n'era uno che spiccava in modo tale che si mangiava l'entropia di tutti quanti. Quindi la massa è una massa di stupidi, ma ci sono alcuni soggetti che ti fanno comunque, per poco che sia, aumentare sempre l'entropia. Il problema è che chi comanda gestisce la maggioranza, perché io voglio essere il governante degli italiani. Gli italiani sono stupidi o intelligenti? Sono un po' stupidi e un po' intelligenti. Io a chi mi devo rivolgere? Chi ce n'è di più? Gli stupidi. E allora faccio un discorso da stupido, se no la televisione non esisterebbe. Una domanda. Volevo sapere come concilia tutto quello che hai detto col fatto che il processo di risveglio della coscienza non è un intento, necessita di tempo e non può venire nello stesso istante per tutti, perché è vero. Perché tra l'altro la massoneria fa il discorso che fa proprio per questo, perché loro interno sì, signore, perseguono sì. Il risveglio della coscienza. Certo. E lo usano poi per esattamente. Allora, est modus in rebus, cioè ognuno ha i suoi tempi e questi tempi sono legati da un parametro che non è l'intelligenza,
sì, anche un po' la volontà, c'è qualcos'altro, un parametro che è la voglia di farlo. Noi questo si vedeva e si vede chiaramente tutti i giorni quando i soggetti che sono esposti al Triade Color Test dinamico flash mi dicono: non mi viene, non mi viene, non mi viene. È come se dicessi: io non so intrecciare le mani, non mi viene. Allora, quando ero più giovane, mi veniva voglia di dirgli: e chi se ne frega? Ma glielo dicevo in questo modo, cioè è un problema tuo, non è un problema mio. Oggi gli dico sempre e chi se ne frega, ma in un modo completamente diverso, cioè dicendogli: io non posso fare niente per te, perché il processo di acquisizione di consapevolezza è un processo personale, è lì che io non posso insegnarti niente, perché nell'istante in cui ti facessi vedere come si avvita una lampadina, tu non avresti mai imparato ad avvitare una lampadina, perché te ne avvito sempre io. E dal mio punto di vista devo attendere, cioè aspettare che tutti in qualche modo facciano il loro percorso di consapevolezza. Ma è questo il motivo del perché io sono qui stasera. Questo è perché io so una cosa: l'entropia aumenta sempre. Quindi noi, anche se non facciamo niente, fra un milione di anni le cose avranno portato l'universo umano a costruire il mondo felice. Ma io allora perché sono qui? Sono qui perché mi interessa a me, che il mondo felice avvenga prima, perché non c'ho più voglia di rompermi le palle in questa società. E allora cosa faccio? Mi mostro la mia mappa del territorio, con la speranza che gli altri, impressionati da questa mappa del territorio, la facciano in qualche modo loro. Facendola, di torni a essere il creatore del tuo universo, e questa creazione non è più delegata da altri. In parole povere, mi aspetto che si faccia prima ad arrivare in fondo ci si arriva. Cosa succede? Che una volta avrei detto: la massoneria è brutta e cattiva. Oggi no, dico: loro non hanno capito, ma non me ne frega niente, perché tanto prima o poi capiscono, perché sennò finiscono come l'Aretino Pietro, mano davanti e l'altra di dietro, e su questo non ho il minimo dubbio. Per esempio, nelle forti ideologie, per esempio le ideologie massoniche, che sono forti ideologie, ho sentito un massone dichiarato massone italiano, che ogni tanto viene intervistato su YouTube, sai, oggi ci sono quelli che tuttologi, no? Sono terribili. Gli chiedi qualsiasi cosa e ci sono delle persone che ti rispondono a qualsiasi cosa. E io dico: porca puttana, ma questi sanno tutto, come fanno a sapere questo? Ecco, questo che è un po' il Licio Gelli dei poveri, dà le sue definizioni. E quando gli hanno chiesto: ma ci sono stati dei problemi con la mafia e la massoneria, perché la mafia ha inquinato la massoneria. E lui ha detto: certo, che problema c'è? La mafia va alla ricerca dei guadagni, dei soldi, e siccome ha visto che comunque in massoneria poteva acquisire dei benefit, ecco che anche la massoneria è stata infiltrata dai massoni. No, non è così. Vedi che questa c'è un'ideologia precisa. In massoneria si entra perché te vuoi che quel massone, che quel mafioso entri in massoneria. Quindi, attraverso un processo di dissonanza cognitiva, te hai cambiato la frittata, facendo credere che la massoneria non c'entra niente con la mafia, però purtroppo c'è un inquinamento. No, invece la mafia è comandata dalla massoneria, non è il contrario in Italia. Io, di fronte a questa butade di questo signore, non posso che sorridere. E una volta avrei detto: ma guarda, questo qui è veramente un coglione, cioè ci fa credere a noi che Cristo è morto dal sonno. Ma questo lui stesso non si rende conto, lui crede in quello che dice, non dice le bugie, la sua consapevolezza è tale che crede a quello che ha detto. Quindi non gli puoi dire che è contro.
lui fa i suoi interessi, come tutti noi facciamo i nostri interessi. L'idea fondamentale è che qualcuno faccia, per esempio, la massoneria, come diceva lei, fa anche un percorso di gnosi, di conoscenza, una conoscenza che però è per pochi, per autoeletti, coloro che sono all'interno del sistema. Cosa diceva Max Weber? Max Weber diceva: quando c'è una rivoluzione, la rivoluzione parte perché c'è un leader che è transpartitico. Tutti lo vedono come colui che può risolverci i problemi, e fa l'esempio del cristianesimo, Gesù Cristo. Ci credevano tutti. A un certo punto questa cosa diventa importante, diventa grossa, diventa una cosa che ha bisogno delle regole. Quindi si costruiscono delle regole. Nell'istante in cui si costruiscono delle regole, il movimento si chiude. C'è un dentro e un fuori. Fine del movimento, Max Weber. Quindi la massoneria, più si chiude, più finisce. Altra domanda. Ok, prima parlare di metallare, di signore come me. Ah no, no, scusa. Io me. Volevo chiedere, ma perché lei colloca la parte mentale all'acqua invece che la parte mentale all'aria e la parte animica all'acqua? Dunque, io in realtà all'inizio di questa storia non sapevo niente. Nelle prime simulazioni mentali, cioè una simulazione mentale che si chiamava SIMBAD, Sistema per Eliminare gli Alieni Definitivi, The SIMBAD, sostanzialmente era un acronimo che voleva dire questo. E lì ci eravamo inventati questo sistema, per cui te ti immaginavi una stanza in cui c'era una telecamera e te che facevi la trasmissione televisiva e dice: cari signori, ora questa sera parleremo del mio problema. Il mio, per parlare del mio problema, era quindi una introspezione, no? uno psicodramma di Moreno tradotto dentro di te. Per parlare di questa cosa inviterò tre ospiti che vorrei che si sedessero, entrassero e si sedessero la mia mente, il mio spirito e la mia anima. E allora, quando entrava la mente, lo spirito e l'anima, entravano sempre, con una buona percentuale di casi, vestiti la parte mentale di verde, la parte spirituale di rosso e la parte animica di blu o di celeste. Questa cosa era interessante, come mai, eccetera, eccetera. Andando allora a studiare nel mito, si scopre che questi tre colori erano accoppiati all'acqua, all'aria e al fuoco. Fuoco rosso, aria blu e acqua verde. E questa cosa è un modus archetipale interno che noi abbiamo di vedere le cose. Da lì abbiamo sviluppato il Triade Color Test su questa base. Ma il mito più profondo, il mito più antico, cioè quello più vero, quello che non ha bisogno delle leggi della fisica, ma che te ce l'hai dentro, inconsapevole di avercelo dentro, ma te sei il creatore del tuo universo, quindi dentro di te c'hai le regole dell'universo, ecco, in quell'istante noi siamo andati a vedere che cosa diceva Shiva su questa cosa. Shiva, quando crea l'universo, c'ha due occhi e uno esce un raggio blu e crea la donna. Da un'altra parte esce un raggio rosso e crea l'uomo, il maschile. Così in alcuni testi sacri ebraici, dove le antiche tradizioni davano questi colori. Allora, come mai oggi, quando nasce un bambino e una bambina, si invertono i colori, rosa e azzurro? E perché non mi tornava? Allora si è scoperto, facendo una ricerca, che nel Settecento le cose sono cambiate. Prima erano, come dicevo io, nel Settecento per ragioni di natura commerciale sono cambiate. E quindi si è dato il rosa alla femminuccia e il blu al maschietto. Ma in realtà, all'interno del Triade Color Test, il tuo inconscio, cioè la realtà vera che ti pare di come tu sei costruito, ti dice che blu è femmina e rosso è maschio. Però quello che devo dire io è l'acqua non è legata al sangue, quindi al sentimento, quindi al corpo astrale, mentre la parte mentale è legata all'aria, appunto, quindi al corpo mentale. No, non è mai venuto fuori una cosa del genere.
L'acqua, per esempio, mi ricordo in un Simbad in cui viene fuori un signore che era venuto per altri problemi da me quando facevo queste cose, ed era uno stilista di Firenze, importante stilista di Firenze, il quale dice: io vivo una situazione di disagio. E allora lì per lì io dissi: ma si immagini questa cosa, faccio entrare questi personaggi e così via, e gli entra una parte mentale vestita di verde che tiene in mano un acquario, e questo acquario, dove dentro c'erano i pesci, era un acquario sporco dentro. L'acquario è la rappresentazione della mente e i pesci sono le idee. Mano a mano che lui ha fatto tutta la procedura, l'acquario tutte le volte che rifaceva il test era più pulito, più pulito, più pulito. A un certo punto arrivò ad ottenere un acquario perfetto con i pesci. In quell'istante, nella sua simulazione mentale, l'acquario gli casca per terra e si rompe. Quello è l'istante in cui lui era guarito dal suo problema, perché le sue idee finalmente non avevano più bisogno di essere chiuse in un acquario. Questo è un esempio per dire di quanti ce ne sono capitati in cui il cliché era sempre lo stesso. Quindi statisticamente ci siamo dovuti, abbiamo dovuto accettare il fatto che l'acqua è, ma come dicevano gli antichi alchimisti sostanzialmente, il progetto della mente. Tanto è vero che nei sogni, quando una persona sogna di cadere nell'acqua, sogna sostanzialmente di fare, ora lo dico in termini un po' francesistici, delle grandissime serie mentali. Grazie. Prego. Altre domande? Qua c'è un signore. Prego. Buonasera. Sì. La cosa un po' delicata, volevo sapere solo se potevo parlarne liberamente o riguarda agli UFO, insomma. Prego. Allora, io è dal 2008 che non vedo l'ora di conoscere, di incontrarla, ero un appartenente alle forze di polizia, e l'8 marzo del 2008 ebbi un incontro sulla collina di Superga, all'epoca con la mia ragazza. Quella sera io mi spaventai, comunque chiamai il centro ufologico, io sono residente a Torino, abito molto vicino a quel luogo. Ha avuto la disgrazia di parlare col CISU, Centro Italiano Studi Ufologici. Sì, una disgrazia. Non mi fidai. Poi vabbè, ho avuto delle ritorsioni, nel senso che quando uno è appartenente a certe elite, certe forze, sì, sì, subentrano degli altri tipi di servizi che cercano di impedire. Bene, sì, una volta si faceva così. Sì. E il discorso è questo. Poi io con questa ragazza, sono passati tanti anni, con questa ragazza finì il rapporto, lei è la mia nuova fidanzata. La cosa strana è questa, nel senso che chiesi un incontro con loro perché volevo che lei vedesse che, insomma, non avevo di matto. Sì, che il fenomeno era reale. Esatto. Lei divide. Arrivarono 5 oggetti palloni un anno e mezzo fa. Però io ricordo, ecco, e poi concludo, ricordo che da bambino io continuavo a vederli, loro, io sentivo questo ronzio strano, loro arrivava questa roba piatta, si fermava in casa, aprivano le ante, entravano in camera dei miei genitori, andavano a vederli, ma cercavano me. Adesso io voglio capire, sì, uno, la connessione che c'è, perché quando lui si manifestò e lo vidi a distanza di 3 metri, oltre che piccolino e molto brutto, la cosa strana che non capisco è che lui emanava un amore speciale, renziano, un amore renziano. Quindi è solo cosa che non dà. Sì, agiscono sulla corteccia cerebrale. Quindi nell'agire sulla corteccia cerebrale, quello che succede probabilmente è che si cambia lo stato di percezione. Cioè, ricordiamo questo fatto. Noi
siamo i creatori del nostro universo. Gli altri, chiunque essi siano, per farti fare qualcosa hanno bisogno della tua approvazione. Quindi, nell'istante in cui la Madonna ti si presenta in camera, se tu sei sudamericano, la Madonna è morenita. Se tu sei africano, la Madonna è nera di pelle. Se tu sei a Međugorje, la Madonna ha gli occhi azzurri ed è bruna. Perché la Madonna deve apparire come tu credi che sia, perché sennò non ci crederesti. In quel contesto, quello che succede è che tu vedi una realtà che deve servire ad altri per farli entrare, per fare in modo che tu non li cacci, perché se te dici no, io a te non ti voto più, è uguale a quello, via. Cioè, si nega il consenso, insomma. Gli si nega il consenso, ma il consenso te lo dai o lo neghi sulla base di un'acquisizione di consapevolezza e di coscienza, se no non funzionerà mai. Quindi prima capire che cos'è, capire perché succede, qui entra il discorso della coscienza. Allora la domanda corretta, perché c'è una domanda corretta da farsi, ed è: ma perché a me mi succede qui, a me mi, perché mi succede questo? Esatto, non capisco. E la risposta è: mi succede questo non perché io sono un eletto, perché questo te lo fa credere lui lavorando sul tuo ego. No, mi succede questo perché io devo ricordare chi sono, e nel tentativo di ricordare chi sono io ho costruito all'esterno di me questa situation comedy che mi porterà inevitabilmente a farmi delle domande, e queste domande mi porteranno a capire che io sono un'anima, una mente e uno spirito che a tutt'oggi sono separati ma che una volta erano uniti. L'alieno inconsapevole a sua volta di tutto questo serve a te per questo. Te, prima di venire qui, hai deciso di fare questo tipo di esperienza. Entri in questo universo, fai questa esperienza, non te lo devi ricordare, perché sennò l'esperienza non vale, cioè devi patì in qualche modo, e devi acquisire la voglia e la consapevolezza di arrivare fino in fondo e di dire: no, io non ho più bisogno di voi perché ho capito chi sono. Qua niente, la destra qua è un po'. Non alzano. Ma è per io. No, io sono due carte. Prego. Buonasera. C'è anche l'altro prima, comunque dopo facciamo questo. La signora dietro quella di il signore di quella lì, però dopo è bene, devo che non ci sia, non va. Per giustizia. A me è successo una cosa strana, se può dire ciò. Una notte, non ti stavo a letto. Sento una certa presenza che parte dall'addome, arriva alla mente, e come se a un certo punto tutta la mente fosse presente quando uno ha la gamba addormentata. Quella sensazione, proprio forte, 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 estremamente forte, a un certo punto ho detto basta, e allora in quel momento questa presenza si è allontanata. È successo altre volte, a un certo punto adesso ho detto no, devi chiedere il permesso prima di entrare. Dopo questo è successo tante altre volte, ma in modo molto più solido, in modo molto più leggero. Ecco, vorrei capire se secondo la sua esperienza che cosa significa questa... Certo. Sì, la cosa è abbastanza chiara. Inconsapevolmente lei ha... Perché vede, facciamo un discorso estremamente ragionevole. Lei descrive questa cosa e così a un certo punto dice no, ti caccio, non ti voglio. Questa scelta prevede che lei sappia esattamente che cosa c'ha davanti e abbia scelto di non volerla. Lei in realtà sembra non sapere che cos'è la natura di quel fenomeno, ma sa in realtà che non ce lo vuole.
qui si crea una dicotomia all'interno del cervello, perché questo non può essere, perché se lei sa o non sa c'è una differenza, perché se lei non lo sa può rimanere stupito e guardare che succede. Se lei sa che quella cosa è buona, allora la prende. Se sa che quella cosa è cattiva, nell'universo duale, la caccia. Lei sa che questa cosa non ce la vuole. Questo che significato ha? Che il suo inconscio, cioè la sua parte animica, o la sua parte mentale, o la sua parte spirituale, o due di queste, sanno esattamente che quel coso lì non è buono, non vale, non deve essere preso. Ma sono una o due parti. L'altra parte sta a vedere. Tanto è vero che l'altro, quando ritorna, ci riprova, perché loro non hanno un piano B. Attendono con pazienza che lei abbassi la barriera. L'errore di dire no, ma te mi devi chiedere il permesso. Non c'è problema, lui ti chiede il permesso. Posso entrare? Sì, fregato. È un errore strategico grave. No, qualcosa dentro di lei ha già deciso che questa cosa qui, quindi ha una consapevolezza di questa cosa qui lei, ma non ce l'ha totale, cioè delle sue tre pallette, la parte animica, mentale e spirituale, solo uno probabilmente sa, gli altri due no. In questo contesto il triade color test è fondamentale, perché uno lo fa, unisce le sfere e alla fine chiede alla sua coscienza integrata, ma quello lì chi era? E in quell'istante la coscienza ti dà esattamente la risposta. Dopodiché uno potrebbe decidere, perché uno può decidere quello che vuole, ma dopo che ha capito, perché prima non ha gli strumenti. È come gli italiani quando vanno a votare, non hanno gli strumenti per sapere se devono votare a destra o a sinistra, assolutamente non ce l'hanno questi strumenti. E allora la consapevolezza ti dà lo strumento per scegliere quello che tu devi fare, perché se no te sei in mano sempre di quello che gli altri vogliono che tu faccia. Gulp. Buonasera. Sì. Ho una domanda. Sì. Io avevo provato a fare il DCT, ci ho provato, ho fatto la procedura, evidentemente non è andata bene. Sì. Dove si è fermata? Mentre prima erano solo gli alieni che mi infastidivano, adesso ci sono altri invitati. Sì, ho capito tutto. Però le devo subito dire, è sbagliato, non è corretto dire mentre prima ora ci sono. No, il problema è un altro. Mentre prima aveva poca consapevolezza di sé e il chiodo nel muro non lo vedeva tutto, ora lo vede tutto e vede anche i militari, che c'erano anche prima. Quindi... Assolutamente sì. Benissimo, allora lavoriamo su questo. Essendo che uno non riesce a pilotare questa cosa, facciamo uno stop e analizziamo in realtà la realtà virtuale, cioè noi siamo in grado di unificare le tre sfere di anima, mente e spirito e ottenere una coscienza integrata solo quando la nostra esperienza della divisione va a concludersi. Se qualche forza dentro di noi o quella animica, o quella mentale, o quella spirituale, non vogliono concludere il percorso, è perché dentro di loro c'è ancora un forte ego tale che questo percorso non può essere finito. Esempio, nel caso dell'adotto femmina, solitamente, la parte egoica spirituale è altissima. La parte egoica spirituale è quella parte della femmina adotta che dice alla femmina, tu non vali niente, tu hai sempre fatto quello che vuole il maschio. Il rapporto con il maschio di casa fa schifo, che magari potrebbe essere il padre, potrebbe essere una figura comunque preponderante, un maschile prepotente. Non ti puoi liberare dell'alieno maschio perché non sei stata in grado di liberarti del tuo maschile, del problema tuo. Con il maschile, con la figura del maschile, ricorda che l'alieno e quello che accade è lo specchio del tuo problema irrisolto.
Quindi, quando un'anima, una mente e uno spirito non vogliono unificarsi, guarda i tuoi genitori e che rapporto c'era tra il babbo e la mamma, perché quello è lo stesso rapporto che c'è tra il maschile e il femminile tuo dentro, cioè la tua parte animica e la tua parte spirituale. In quel contesto è chiaro che all'interno del triade color test bisogna prendere la parte spirituale e dirgli: senti carino, guarda che quando te ti unisci con la parte animica non ti preoccupare, non perderai la tua identità, tu tornerai ad acquisire l'identità che avevi una volta. Prova, se poi non ti piace torni indietro, ma prova perché ne vale la pena. Ma parallelamente uno deve vedere attorno a sé nella realtà della vita qual è quel problema con il maschile che gli dà fastidio e risolverlo nel tentativo di comprendere che non c'è la dualità, non c'è la separazione, non c'è il cattivo che ha voluto in qualche modo impormi la sua volontà. C'è una persona che aveva una consapevolezza minore della mia a cui io mi sono assoggettato volentieri. Quindi, come io mi assoggetto al volere degli alieni, non ci posso fare niente, mi assoggetto anche al valore della parte maschile sul quale tu è andata così, ormai sono stragiato per sempre, no? In quell'istante te riprendi, come abbiamo detto prima, la responsabilità delle tue azioni e diventi il padrone vero della tua vita, senza delegare più nessun altro a comandare per te. Prego. Buonasera. Sì. Mi chiamo Leo e intanto grazie per tutto il suo lavoro, perché è di una qualità incredibile. E io per esempio 10 anni fa vivo in strada, però studiavo il suo lavoro, invece i suoi lavori, adesso invece vivo a Parigi, faccio quello che amo e quindi penso che faccia piacere sapere una volta di più che ispira completamente la vita degli altri esseri umani. Bueno. Ha già risposto più o meno alla domanda che ho, però dato che vengo da abbastanza lontano, che questo viaggio fa parte del resto di coscienza, approfitto per questa domanda. Faccio delle esperienze particolari nei sogni, nel senso che ci sono delle entità con cui interagisco quasi fisicamente, naturalmente lo stato vibratorio è diverso, però per esempio in letteratura non ho trovato altro materiale anche fuori di Castaneda che parla degli esploratori nell'arte di sognare. E per esempio, un esempio, una di queste esperienze è stata 2 settimane fa, che tra l'altro ho sognato di lei, e siamo in una stanza e lei mi diceva: stai attento perché ci sono delle entità dei sogni che entrano e tu devi stare e rimandare via. Infatti vedo che c'è una figura già impravata, senza testa, invisibile, davanti a uno schermo. E appena mi accorgo di lei cerco di schiacciarla fuori dal sogno, però questa entità mi spinge fuori dal sogno, come sia successo altre volte. E la mia domanda è: ha già sentito parlare di questo tipo di esperienze? Sicuramente qualcosa di più a riguardo. Grazie. Dunque, esiste una precisazione subito da fare. Un sacco di persone dice di vedere, di sognarmi in qualche modo, quindi di vedermi nell'ambiente onirico. Quello che si scopre è che sovente questo ambiente onirico non è affatto un ambiente onirico, ma viene ricostruito poi da quel poco di cervello che cerca di mettere in piedi le cose, come se fosse stato un sogno, mentre in realtà è una realtà virtuale, reale, vera, alterata dal fatto che noi non ne abbiamo acquisito una consapevolezza totale. In quel contesto, l'alterazione di quella realtà fa vedere sempre all'addotto, sempre, sovente, le persone di cui lui si fida. Quindi se io per caso sono inconsapevolmente dentro di lei, inconsciamente dentro di lei, una persona che rappresenta l'idea di colui che sa le cose, che si fida, l'alieno si traveste da me. Vedi che a tanti gli succede. Vedi, tutti hanno fatto: ah, puttana, anche a me mi succede. Capito? Capisci a me? Questo è quello che succede statisticamente, no? Punto numero uno. Quindi non ti fidare mai dei malanga dei sogni. Punto numero uno. Forse potrei dire: non ti fidare mai di malanga. Però.
le figure appaiono e poi c'è questo meraviglioso processo che fa il cervello, che è veramente ganzissimo, di dissonanza cognitiva. Il processo di dissonanza cognitiva ti fa dire delle cose che non hanno un minimo di senso, cioè ho visto questa cosa senza testa. Allora, in realtà, quando noi nel sogno vero vediamo una cosa senza la testa o con il volto che non ha come si dice, lineamenti, noi in realtà abbiamo di quella cosa che vediamo una idea della sua identità non corretta, cioè non sappiamo in realtà chi è. Per esempio Neumann, quando parla, allievo di Jung, parla della donna di Neumann, del primo, del secondo, del terzo tipo, dice la donna di Neumann del primo tipo sogna l'uomo, no, del secondo tipo sogna l'uomo senza faccia, senza volto, e questo vuol dire che per quella donna, quel tipo di donna, tutti gli uomini, voi uomini siete tutti uguali. Quella è la donna di Neumann del secondo tipo. Non ha compreso che ogni uomo in realtà è diverso e che non sono compresi tutti un uroboro maschile. In realtà quello che succede nel sogno, che poi a volte è realtà, è che, facciamo un esempio, l'ingegnere che mi racconta, siciliano di trasmissione, ingegnere laureato a Pisa, e mi racconta, ragazzo alto 2 metri, questa notte è venuto mio nonno in camera a trovarmi. Ah sì? E come mai? Ah, dice, non lo so, tanto è vero che la mattina eravamo a prendere il caffè e gli ho detto, nonno, sei venuto in camera mia questa notte? E il nonno fa, io? No, eppure di te. E io gli dico a questo ragazzo, scusa, ma come ti sei accorto che era tuo nonno? Viviamo in casa io e mio nonno, e quindi era mio nonno. Dico, no, scusa, poteva essere, che ne so, un ladro, ma magari no, ma insomma, ti sembra un po' riduttiva questa cosa? No, no, era mio nonno. Scusa, dico, tuo nonno, ma questo tizio com'era vestito? Questo tuo nonno del sogno com'era vestito? Era vestito di nero. Ah, interessante. Tuo nonno ha dei vestiti neri? No, nemmeno uno. Dico, ma scusa, vedi che anche questa cosa non... Quanto è alto tuo nonno? Mio nonno è alto come me, 1,90 m. Ah. E nel sogno cosa faceva tuo nonno? Mio nonno era inginocchiato accanto al mio letto. Tricciai un coso piccolo, nero, accanto al tuo letto. E pensi che sia tuo nonno che è alto 2 metri vestito di nero in ginocchio. Cioè, e gli dico, ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Ah, è già... Eh già, il chiodo nel muro, non lo vedi, se non te lo faccio vedere io non lo vedi. Quindi nel sogno ci sono dei trucchi, perché se quello non è un sogno, la prossima volta la tua consapevolezza è cambiata, e allora nel sogno guarda la cosa che stai guardando e nel sogno tappati un occhio e guarda solamente con un occhio, poi guarda con l'altro occhio. E scoprirai che i due lobi del cervello, siccome non lavorano nello stesso modo, ti fanno vedere due cose differenti e nessuna delle due è uguale alla realtà. Quello di là si sta accorgendo che te lo stai fregando e si incazza. Questo è quello che succedeva quando noi ricostruivavamo questi fenomeni nell'ipnosi regressiva. L'altro si incazza sempre quando te non fai quello che vuoi, che vuole. Altre domande? Sì, buonasera Corrado, una domanda semplice per virgolette. Questa è la nostra unica vita, nel senso finita questa, non ce n'è più, nel senso che siccome tutto accade in un costante, tutte le anime, cioè la nostra anima che in questo momento è tutti i contenitori di tutti i tempi esistenti, ha finito, giusto? Cioè finita questa mia vita. Non c'è nessun tagliato, eh? No, 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 il giusto voleva sapere se io avevo capito bene. Dunque, affidiamoci per un attimo alla fisica quantistica. La fisica quantistica perché è difficile? Non perché fai calcoli difficili, perché i calcoli difficili della fisica quantistica, che sono difficili, sostanzialmente poi alla fine non servono a niente, servono pochissimi calcoli, pochissimi. La fisica quantistica è difficile perché il nostro cervello non riesce
a comprendere alcune cose. Il tempo non esiste. Come il tempo non esiste? E lo spazio non esiste. Come lo spazio non esiste? Oh, e questo cos'è? Cioè, allora, per fare un discorso di fisica quantistica moderna, l'universo è non locale, cioè non c'è né lo spazio né il tempo. L'universo al massimo è lungo 10 alla meno 33 centimetri, cioè poco. 10 alla meno 44 secondi dura tutto, poco. Noi ci sembra 13,5 miliardi di anni, ma non è così. L'universo è un frattale, l'universo è un ologramma, l'universo è un frattale piatto, piatto. Questo è lo spazio-tempo. Ogni tanto l'asse dell'energia fa così e nascono le cose, la materia, l'idea della materia. Il nostro cervello è un lettore di ologrammi, pensa. Quindi noi vediamo una matrix allucinante e la vediamo così perché noi siamo stati creati così apposta da noi stessi per poter usufruire di un lettore di ologrammi che ci facesse capire le cose. Detto così è difficilissimo. Ma sapendo che il tempo non esiste, noi dentro questo universo in realtà lo viviamo. Allora facciamo finta per un attimo di guardare il tempo un po' da lontano. Facciamo finta che il tempo sia una linea. Qui c'è il passato, qui c'è il presente e qui c'è il futuro. E in questi istanti diversi, i nostri contenitori, cioè i nostri diversi corpi, hanno la stessa parte animica che entra qui, esce da qui per entrare qui, esce da qui per entrare qui, esce da qui per entrare da qui, come un pixel che si illumina tu, e poi riparte da capo il ciclo. Tu. Ogni contenitore si accorge di essere vivo solamente quando la coscienza ce l'ha, della parte animica ce l'ha dentro. Quindi è come se noi vivessimo un istante, poi niente, poi un altro istante, poi niente, ma tra un istante e l'altro, siccome non esistiamo, non ci accorgiamo di questo fatto. Quindi tra il movimento di questa mano ci potrebbero correre biliardi di anni e tutto in realtà a pezzi. Se le cose stanno così, vedendo il tempo in questo modo, i diversi contenitori hanno la stessa coscienza della stessa parte animica. Quando sono quindi come lampadine in parallelo, non in serie, perché se fossero in serie, se se ne brucia una, le altre non si accendono più. Invece in parallelo, se se ne brucia una delle tue vite, le altre continuano a fare l'esperienza, una ganzata. In questo contesto, tutte le coscienze su questa linea sono sempre la tua coscienza. Quindi tu vivrai all'età degli antichi egizi, all'età dell'uomo della pietra, all'età ora, nel futuro, esperienze diverse, ma che alla fine sono la stessa esperienza. Esempio, te hai l'esperienza dell'alieno, ce l'avevi dall'uomo della pietra. Quando noi chiediamo il soggetto in ipnosi, gli chiediamo raccontami la tua prima volta, e lui si trova a essere un uomo della pietra, con la lancia, la spada, che non, le selci, che vede questa cosa metallica che viene giù e, lo viene, e sa che lo verrà a prendere e sa che lo immobilizzerà, e allora cerca la lancia e descrive esattamente l'adduzione ai tempi dell'uomo della pietra. Questo accade perché in ipnosi, non esistendo il tempo, tu hai detto al tuo lettore di ologrammi, che è il cervello, di andare a leggere sul disco dell'universo quel punto lì. Allora lui è lì, in quell'istante. Non è un ricordo, sta accadendo ora. Nell'istante in cui tu acquisisci la consapevolezza di te, fai tutto il percorso, comprendi che le tre sfere di anima, mente e spirito si uniscono in un'unica cosa, l'onda che rappresenta la tua poca consapevolezza nel tempo, nell'energia e nello spazio diventa piccolo, diventa un contenitore solo, un punto. Tu hai acquisito tutta la consapevolezza di te, non esistono quindi più nessuno delle altre vite, perché la consapevolezza di tutto il sistema è entrato nella particella che te sei. In quell'istante, acquisendo la consapevolezza di te, quello è il tuo ultimo contenitore.
Tutto questo accade in un unico istante. Grazie. Un passo dopo che davanti, guarda tutti, fallo girare, dice il ragazzo. Buonasera, allora, io nel 2009, quando c'era quell'associazione, eccetera, eccetera, io ho visto la Madonna quando avevo 7 anni sostanzialmente. Okay. Ho fatto, avevo inviato, lei collaborava con un'associazione di uniformi. Sì, il Centro Fologico Nazionale. Nel 2009. Nel 2009 forse non più, non me lo ricordo. L'associazione che... Stargate, qualcosa del genere. Sì, tipo un po' quella, io ho inviato praticamente l'esame della calligrafia più altre, sì, altri test, sì, sì. Mi hanno detto che io non ero stato addotto in realtà. Mm-hmm. E le chiedo, ma io mi posso fidare di questa interpretazione? Ho sbagliato. Dunque, questa domanda mi dà lo spunto per... questa è una cosa importante. Allora, voi sapete che quando io ho cominciato a fare le ipnosi, ci sono arrivato col tempo le ipnosi, ho fatto 20 anni di ipnosi e poi ho detto no, le ipnosi non servono più, si cambia stile, no? Benissimo. In quell'istante io che mi sono ritirato, diciamo, da questa attività, perché ho capito che l'acquisizione di consapevolezza doveva essere un processo personale, quindi te devi lavorare da solo, in parole povere, io in realtà ho dato da lavoro a un casino di persone. Perché la gente si è inventata, sono tutte persone poi che non lavorano, che non hanno mai lavorato, come i politici, e che si sono inventati l'idea di essere degli ipnologi. Questo è accaduto in Italia, è accaduto all'estero. Per esempio in Spagna c'è un signore che si chiama Grifasi, che spara una marea di puttanate dalla mattina alla sera, ci avrà la terza elementare. Per fare l'ipnosi profonda te devi sapere la quantistica, se no l'ipnosi non la fai. Ma in Italia abbiamo altri personaggi che una volta collaboravano, tra virgolette, con me, e i quali quando io ho detto ora basta, perché allora continuiamo noi a salvare l'umanità, e si sono reinventati l'idea della ipnosi. E ogni tanto vedo qualche spezzone su YouTube che veramente, cioè, le lacrime agli occhi non mi vengono più, perché ormai sono ciecato, e probabilmente rimango ciecato perché il mio io questi non li vuole proprio vedere, perché mi fanno schifo. E dicendo questo ti faccio capire che io non ho ancora quel grado di consapevolezza, di coscienza e di integrazione, che c'ha un limite, perché davanti alla stupidità mondiale te non puoi dire, ti viene da dire, cazzo, ma è stupido quello lì, ti viene. Allora però questo mi dà l'idea che quando la gente che ha questi problemi, che sono problemi fondamentali, ha deciso di acquisire un percorso di consapevolezza e fa una ricerca e trova l'esperto di turno a cui rivolgersi, si trova nella situazione di un malato che va dal dottore. Il malato che va dal dottore sempre si sceglie il dottore che gli dirà quello che lui vuole sentirsi dire. Fisso. Perché te sei il dottore di te. Allora, perché c'è un sacco di persone che si rivolge a Grifasi? Perché sono persone che non hanno un minimo di acquisizione di consapevolezza e si sono scelte una persona che di consapevolezza non ce n'ha una mazza. E quindi giustamente spendono 160 euro e vanno da questo tizio che gli fa l'ipnosi, sparando una marea di cazzate che sono gratis. Quindi. Ma è giusto che sia così, perché il cammino è quello. Quando arriva uno che poi mi dice, ma lo sai che questo qui non mi ha convinto, no? Oppure arriva qualcun altro che dice, sì, lui è quello vero, che dice che salva l'umanità, non è Malanga che queste cose non le fa più, che ha sbagliato tutto. Bueno, la tua consapevolezza è quella e tu non vedi al di fuori della tua consapevolezza, sempre. Quindi, come se ne esce da questa cosa qui? Con un trucco molto semplice. Dentro di te ci sono due pulsioni. La prima, perché? Perché tu hai fatto una domanda.
Quindi, da una parte c'hai l'idea di voler andare da questo tizio, chiunque esso sia, che ti garantisce, vieni da me, ti libererò dagli alieni, vieni da me, ti farò capire chi è la Madonna, vieni da me che io ci penso io. C'hai questa pulsione, vai, lo vedi, oppure c'è un'altra pulsione dentro di te che ti dice, secondo me non funziona. Ecco. La presenza di due pulsioni, io non ti dico lui c'ha ragione, l'altro ha torto, la presenza di due pulsioni ti fa capire che nel tuo cervello una delle tre sfere la pensa diversamente dalle altre e ci deve essere un motivo. Quello che si può dedurre da un punto di vista di analisi psicoanalitica è che se tu non hai queste problematiche, tutte le tue tre sfere hanno una consapevolezza di un certo tipo e la pensano in un certo modo. Sbagliato o corretto che sia, non lo posso sapere. Ma tutte le volte che c'è una dicotomia interna, devi dare ragione alla sfera che ti dice qui c'è qualcosa che non torna. Per forza di cose. Perché sennò quella sfera non farebbe così. Noi cosa abbiamo fatto? Quando io ho smesso di fare le ipnosi, prima, siccome io mi volevo staccare da questa cosa, allora c'era un gruppo di soggetti che volevano collaborare con me, mi avevano offerto la loro collaborazione e siccome non sapevano niente di ipnosi, alcuni si erano un po' informati, alcuni no, ma gli veniva in mente di fare le ipnosi caserecce a casa loro. Cioè, è una cosa seria l'ipnosi, non è che io domani mattina mi sveglio e divento ipnologo, capito? Dalla mattina alla sera. Devi avere studiato, perché sennò sei un incosciente. E io avevo mandato alcune persone, non essendo convinto della capacità di questi miei, tra virgolette, collaboratori, però io, siccome sono sempre molto critico nei miei confronti, dico magari io non sono capace, loro sono più capaci di me, io sono un po', sai, una vecchia generazione, sai, come gli antichi, ai miei tempi io facevo già il soldato, diceva il mio babbo, no? Questa cosa paternalistica, io ho cercato sempre di liberarmi di questa cosa che io ho dentro forte, come faccio bene le cose io non c'è nessuno, io me lo dico da solo, è così, sono convinto di questo, capito? Però dicevo, vabbè, andiamoli, facciamo. Questi mi ritornavano indietro dicendo, ma quello lì non va mica bene. Quando facevo le ipnosi con lei uscivo che ero tranquillo e di là invece ero ciucciato dalle streghe. Cioè avevo questa cosa, questa debolezza intorno, non riuscivo a resistere. E poi questo qui che in ipnosi mi chiedeva, io, la mia anima, dov'è finita? Cioè l'ipnologo che chiede al paziente di risolvere i suoi problemi. Cioè, è pura follia questa cosa qui. Però ci sono le persone, come le persone che fanno le ipnosi, in cui si dice, demandando un altro, allora, io, dei fasi, cosa fa? C'è un tizio che non riesce a mettere in ipnosi. Non so, io credo che lui non abbia mai messo in ipnosi nemmeno una formica, ma ammettiamo che non riesca a mettere in ipnosi uno. Oh, Erickson, il 20% delle persone che ha studiato non è riuscito a metterle in ipnosi. Cioè, Erickson, figurati Grifasi, e allora sai cosa fa? Lui dice di mettere in ipnosi un'altra persona la cui coscienza vada a guardare nel contenitore dell'altro che non riesce a mettere in ipnosi. Allora questa cosa qui non si potrebbe pubblicare neanche sul giornale di Topolino alla Walt Disney per una serie di contraddizioni in termini gravi, sia sulla quella che è il contenuto di fisica quantistica, sia sul contenuto della realtà locale. Non è possibile fare una cosa del genere. Allora, dillo subito, te non sei in grado di mettere in ipnosi una persona perché sei un pessimo ipnologo, perché non ci sono persone che non vanno in ipnosi, ci sono cattivi ipnologi. Allora, e abbiamo Sarò breve. Grazie. Please. Buonasera. Buonasera. Questa è una domanda che volevo porvi da molto tempo. Sappiamo che l'anima non ha l'asse del tempo, quindi può spostarsi in contenitori nelle varie
spirito non avrà spazio, quindi può alloggiare, diciamo, lo stesso contenitore allo stesso tempo. Sì. Lo spirito in un contenitore può stare in questo momento in tempo reale in un altro contenitore. Sì. Adesso sappiamo dal ipnosi del chiodo a cinque dita che dice che l'anima sceglie il suo spirito. Scusa, che l'anima? L'anima sceglieva lo spirito. Ah, l'anima sceglieva lo spirito. Diceva il mondo, possiamo rivedere. Sì, non me lo ricordo, ma ce ne ho fatte talmente tante che certo. Sì. Ok. Questo è vero, naturalmente. Allora, io mi sono sempre chiesto, poi veramente, se l'anima quindi salta da un contenitore all'altro dall'epoca, diciamo, della preistorica ad oggi, lo spirito non è mai lo stesso. Lo spirito non è lo stesso, certo. Non sarà mai non è lo stesso spirito. No. Che condivide il contenitore con l'anima. Adesso andiamo a considerare anche l'anima, la mente, quindi saranno menti diverse anche in quel caso. Ovviamente. Quindi se adesso io mi faccio l'unificazione, adesso la mia anima di adesso, cioè la stessa in effetti, poi lo spirito di oggi e la mente di oggi. Sì. Quindi non è successo lo spirito o i vari spiriti del passato, diciamo, o magari sì, questa domanda detta così non ha una grande possibilità di essere risolta, però l'universo è non locale, quindi quello che noi vediamo in modo separativo, i diversi spiriti, le diverse anime, le diverse menti, in un universo non locale sono in realtà diversi aspetti di un'unica realtà, quindi è come l'onda e la particella. Quando sostanzialmente tutto si unisce insieme, esiste un solo mega spirito, una sola mega anima e una sola mega mente che si riuniscono insieme. In quel momento c'è una sola coscienza generale. Se l'universo è un ologramma, all'inizio l'ologramma è un ologramma in cui ogni pixel contiene tutte le informazioni dell'ologramma generale, però se io con una lente di ingrandimento vado a cercare il mio pixel di guardarlo bene, lo vedo sfocato, lo vedo come un pixel che ho ingrandito e non vedo niente. Alla fine del mio percorso, dopo che io ho, punto numero 2, fatto l'esperienza della divisione, punto numero 3, ritornato ad essere uno, c'ho sempre lo stesso ologramma, ma ogni puntino ha esattamente la stessa informazione di tutto l'ologramma, ma questa volta con la lente di ingrandimento io riesco a vedere perfettamente tutte le informazioni. Questo è un po' l'aspetto finale, cioè alla fine è vero che noi siamo comunque un diverso gruppo di puntini, ma siamo anche in grado di comprendere che siamo una cosa sola. Questa è la cosa più difficile da capire, cioè l'onda e la particella che hanno tutte e due consapevolezza dell'altra parte di sé contemporaneamente. È una cosa molto complicata, perché Krishnamurti diceva sostanzialmente, ha scritto un libro sulla natura del tempo con Bohm, che è un fisico quantistico interessante, che ha detto che l'universo è un universo virtuale, olografico, sostanzialmente, non locale, ecco, diciamo così, meglio. Krishnamurti diceva che quando sei di là, in quella che lui chiamava la realtà trascendentale e che io chiamo realtà reale, quella vera, vedi le cose di qui in un certo modo, ma quando vieni qui non sei più in grado di ricordarti come le vedevi di là. E lui diceva che queste due acquisizioni di consapevolezza non si possono compenetrare tra di loro. Io mi permetto di dire no, l'acquisizione di consapevolezza è che quando te sei all'inizio una onda, hai un'acquisizione di consapevolezza zero, perché l'onda è il meno logaritmo dei microstati, che sono sostanzialmente infiniti. L'onda è dappertutto in qualsiasi istante, quindi non sai assolutamente dove in realtà dov'è, quindi non hai consapevolezza di te. Quando mano a mano l'onda diventa piccola e diventa un puntino, l'entropia di questo puntino diventa zero. Questo dice la fisica quantistica. Quindi quando
l'onda diventa particella, ti è acquisito consapevolezza di te. Siccome l'entropia aumenta sempre, te devi diventare particella. Come diventi particella te nello stesso istante, perché il tempo non esiste, anche gli altri diventeranno particella e tutti potrebbero scoprire che la grande onda e la grande particella sono una cosa sola. Ok, ultima domanda. Professore, velocissimamente, parlava tempo fa del Triad Sound Test, come una delle ultime cose che avrebbe sì, fatto. Sì. Volevo sapere se ci sono novità. Dunque, ora io mi trovo a dover fare questo tour, chiamiamolo così, facendo vedere la mia mappa del territorio, sperando che gli altri cambiano la loro. Dopodiché riprenderò, cosa che non ho mai abbandonato, la parte un pochino più operativa, perché ho fatto dei conti e i conti per ora mi tornicchiano e anche abbastanza bene, anche molto intuitivamente. Il problema è ora fare la sperimentazione, cioè e sto facendo delle cose che ci facciano capire come il suono è superficie sonora. La superficie è legata, secondo Hawkins, a una forma. Questa forma è legata all'entropia. Quando questa superficie sbatte contro qualcos'altro in questo universo, è come se gli desse a stampino, un out-out, direbbero gli ebrei, a stampino l'informazione. Quindi c'è il passaggio di consapevolezza attraverso il suono. E quello che si vede e che si vedeva nelle antiche piramidi, conferenza di qualche tempo fa, è che gli antichi usavano probabilmente il suono per ottenere determinati risultati. Allora, su quella base mi sono un po' infognato in alcune esperienze di un certo tipo, di laboratorio, per cui ho visto che l'informazione può essere trasposta utilizzando dei fononi. Cosa sono i fononi? I fononi sono dei fotoni che però non si presentano come luce, ma si presentano come suono. Mettiamola così. Che fanno onde sonore, che producono quanti di energia che nel cristallo fanno muovere gli atomi. Quanti